Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Stasera è un incontro fortemente voluto per chiarire dei punti che a livello sociale si sono un po' confusi, mettiamola così. Diciamo così, è movimenti maschili e gli incel in Italia. Facciamo il punto. Abbiamo come ospiti il dottor Stasi, Davide Stasi, che Buonasera. è coordinatore del gruppo di autori della Fionda e degli stessi autore. Abbiamo il dottor Claudio, che ha un problema di web, per cui non lo vedrete, ma lo sentirete, che è amministratore del forum degli incel e autore per la Fionda. È corretto quello che ho detto? Sì. Poi Sì, perfetto, come sempre. abbiamo l'avvocato Francesco Piccirillo, che è un avvocato penalista, membro storico del Dipartimento Legale Nazionale della Montuori. Abbiamo l'avvocato Licia D'Amico, che è l'avvocato, altro che storico, della Montuori, anche responsabile del Dipartimento Nazionale Legale della Montuori. E abbiamo l'avvocato Ilari Sedo, che è avvocato da ormai qualche mese, ormai quasi insomma, un bel po' di tempo, e consigliere del membro del direttivo della Montuori Italia. Io inizialmente darei la parola principalmente al dottor Stasi, che possa introdurre questi argomenti e questi conflitti e queste magari mancanze di interpretazione rispetto a quello che si può leggere sulla rete, che è l'unico accesso che noi abbiamo oggi per cercare di capire. Per cui a lei la parola. Grazie, intanto grazie per l'invito, un invito molto importante per noi, vi ringraziamo molto. Questo webinar dovrebbe essere imperniato appunto sui movimenti maschili con un focus sugli incel, io lo pronuncio all'italiana, incel. Bisognerebbe un po' capire appunto, si usa il plurale movimenti maschili nell'ipotesi che ci siano appunto piccoli gruppi o piccoli o grandi gruppi che, come dire, operano in qualche modo all'interno di una tematica che riguarda gli uomini. Credo che sia un errore concettuale questo, ed è un primo mito forse da sfatare, nel senso che credo che la questione maschile, come si chiamava un tempo, adesso noi l'abbiamo ribattezzata il racconto maschile, vada concepito un po' come una sorta di sistema solare al centro del quale c'è la parità tra uomo e donna, parità di diritti e di doveri ovviamente tra uomo e donna, e attorno a questo sole gravitano tutta una serie di pianeti con le loro esigenze e con le loro sofferenze, che hanno spesso una loro identità, hanno dei nomi, hanno delle sigle. Purtroppo lo dico da amante della cultura europea italiana, con delle sigle prese spesso dagli Stati Uniti, quindi abbiamo i men going their own way, gli uomini che abbandonano la relazione e decidono di andare per i fatti propri. Abbiamo gli incel, appunto, gli involuntary celibate, eccetera, gli MRA, Men Rights Activists, tutte queste sigle e siglette che poi in realtà racchiudono in parte una serie di istanze e in parte più ci si allontana dal sole, che è al centro di questo sistema solare, racchiudono delle sofferenze di fatto. Mi avvicino al tema che poi penso dovrebbe essere il focus di questo webinar, che è gli incel, su cui poi parlerà Claudio sicuramente più diffusamente di me. Io tendo a definire il gruppo degli incel il pianeta più lontano di tutti dal sole, dal punto centrale di questa galassia, chiamiamola, che è il racconto maschile. Sono persone che il contesto socio-economico, culturale, odierno, contemporaneo, ha spinto a orbitare il più lontano possibile, con una quantità e una certa tipologia di sofferenze che purtroppo risultano neglette oggi. Ci si ferma, poi su questo magari appunto andremo più nel profondo successivamente, ci si ferma alla superficie di un fenomeno, quindi alla visualizzazione della sofferenza immediata e della sua espressione, e non si va a fondo nel cercare di capire cosa c'è sotto un fenomeno che per certi versi può suonare anche scioccante. Quindi non pensiamo più, questa è un'esortazione che faccio all'esistenza di movimenti maschili, esiste una galassia
di pianeti che portano delle istanze, sono portatori di un certo tipo di sofferenze che ruotano attorno a un obiettivo, a un sole, che è quello della parità. Perché si è così parcellizzato questo sistema? Perché la parità risulta così lontana nella visione di questo racconto maschile? Perché da un certo periodo di tempo possiamo valutarlo, diciamo che il periodo più spinto è negli ultimi 12 anni, ma a radici più lontane, c'è una spinta forte del racconto collettivo incentrato sulle donne, sui diritti delle donne, ma interpretate in chiave, potremmo chiamarla post-femminista. Io non riconosco particolare legittimità nella suddivisione del femminismo in periodi, perché riconosco in tutte le ondate, come vengono chiamate, un filo unico, che è esploso negli ultimi 10 anni ed è esploso affermando con una straordinaria potenza, con una straordinaria efficacia, invidiabile efficacia, fin a partire dalla Convenzione di Pechino del 95, se non sbaglio, un principio, un teorema, che è quello della persecuzione delle donne da parte degli uomini, di tutte le donne da parte di tutti gli uomini. Questo è il teorema di base a cui può essere riportato tutto. Nella comunicazione pubblica, nelle scelte politiche sempre di più all'interno dei tribunali, questa lettura della realtà per cui gli uomini sono tutti tendenzialmente per natura oppressivi, violenti e hanno, come dire, l'obiettivo di opprimere e fare violenza alle donne, mentre di contro le donne sono per loro stessa natura, appunto, vittime oppresse, oltre che essere una chiave di lettura estremamente semplificante fino alla banalizzazione, e che non tiene conto dell'articolazione della realtà, ha come esito quello di far apparire che ci sia in atto una vera e propria persecuzione di genere. Qualcuno teorizza all'interno dei nostri gruppi di discussione, eccetera, che questo conflitto forzato, questo conflitto di tipo ideologico, sia andato a sostituire in qualche modo il conflitto tipico che era stato valido fino agli anni 90, quello tra padroni e proletari, no? Quindi, non essendoci più le classi, sparito, comunque fallito in qualche modo l'ideale socialista, per tenere viva un'idea essenzialmente, ma non solo, comunque di sinistra, si è creato questo nuovo conflitto ideologico di genere che però è estremamente devastante, molto più che il conflitto tra proletari e padroni, che pure aveva un fondamento. Ed è devastante soprattutto perché, a nostro avviso, questo è il nostro punto di vista, che poi magari ci sarà l'occasione di argomentare, non ha fondamento. Non è vero che gli uomini sono per loro stessa natura violenti, oppressori, malvagi, e puntano a sterminare e a servire tutte le donne, così come non è vero che tutte le donne sono per loro natura vittime, oppresse e subordinate. C'è in tutto questo un aspetto, e poi potrei concludere sperando che questo possa aver dato qualche spunto già così di discussione, il fatto che uno degli aspetti dell'affermazione di questo teorema della persecuzione è che viviamo in un mondo dove c'è una grande cura, una grande attenzione per molti tipi di minoranze, eccetto quella degli uomini. Faccio un esempio. Io sono sicuro che se chiedo a tutti gli invitati di questo webinar se ritengono che sia giusto occuparsi attivamente dei disagi e delle sofferenze delle persone diversamente abili, tutti mi risponderanno di sì. Bene, stessa cosa se lo dico, che ne so, per le persone immigrate. Sicuramente mi dicono tutti di sì. O che ne so, è un tema adesso molto, molto in voga, delle persone transessuali o omosessuali. Tutti ovviamente, giustamente, mi direbbero di sì. Nel momento in cui però io presento le sofferenze, i disagi, di un'altra minoranza, perché è una minoranza, comunque una parte della popolazione che è quella degli uomini, quella viene rimossa. Nel momento in cui viene rimossa perché? Perché si dice: vabbè, ma per esempio, gli uomini vittime di violenza, sì, ci sono, ma sono pochi.
D'accordo, a parte che non è vero, che questo andrebbe poi valutato veramente, però anche ipotizzando che siano pochi, è un buon motivo per escluderli. Anche i diversamente abili sono meno dei normodotati, però ci prendiamo cura delle loro esigenze, dei loro disagi. Anche gli immigrati in Italia sono meno degli autoctoni, ma ci prendiamo cura delle loro esigenze, delle loro sofferenze. Nel racconto che si è affermato nelle relazioni di genere, tutto ciò che in qualche modo può collegarsi con la sofferenza maschile e con le esigenze maschili, dato che negherebbe, nell'ammettere che esiste, negherebbe il teorema di cui ho parlato prima, viene rimosso nelle ricerche statistiche, nella comunicazione mediatica e in tantissimi altri ambiti. Vi faccio un esempio che diciamo, è recentissimo, il Recovery Plan che è stato presentato oggi. Ha come linea dichiarata trasversale per tutti i temi l'attenzione verso i giovani, benissimo, e verso le donne, come se fosse una minoranza più meritevole per qualche motivo, per il motivo per cui è perseguitata da sempre da questi cattivi uomini, quindi ha bisogno di una maggiore attenzione. Il problema è che questo mina il concetto, il cuore del concetto della parità, che non dovrebbe essere così. Il recovery plan dovrebbe essere distribuito per chi è in difficoltà comprovata, quindi con dei dati comprovati, e per lo sviluppo del paese che possa spalmarsi, passatemi questo termine, su tutta la cittadinanza trasversalmente, valorizzando tutte le qualità di uomini, donne, trans, immigrati e quant'altro. Quindi, ripeto, questa cosa ha preso un'accelerazione enorme negli ultimi 10-12 anni. Io ho dato la nascita di questa deriva, perché per me è una vera e propria deriva, al 2009, all'approvazione della legge contro lo stalking, che è stato l'inizio, è stata la scintilla che poi ha fatto andare le cose in discesa. Si è creata questa situazione, c'è una realtà maschile che rimane attonita e silenziosa in parte. In gran parte, poi c'è una piccola parte come noi, come Claudio, che cerchiamo di far sentire la nostra voce, però in gran parte rimane attonita nel vedere questo sbilancio in atto sotto tantissimi aspetti e rimane attonita nel vedere che le sofferenze maschili che esistono, vengono, ma neanche sottostimate, proprio vengono rimosse dal discorso pubblico. La nostra esistenza, l'esistenza di questi pianeti che circolano attorno alla parità e cercano di avvicinarsi a questo sole per fondersi in esso, è giustificata oggi da questo tipo di situazione. Io devo dire che già di mio dovrei farle quattro domande e dovrei confermarle una cosa, perché dopo ci vediamo. Bene. Io darei la parola adesso all'avvocato Piccirillo per l'aspetto legale in funzione a quello che ha detto il dottor Stasi e poi per lasciare la parola al dottor Claudio, in maniera che ci siano delle opinioni o comunque come si dice, una possibilità di confronto sempre tra le varie autorie e poi alla fine ci confronteremo tutti insieme anche in base alle domande. Prego, avvocato. Claudio, Mi avvocato Piccirillo, Claudio. sentite? Sì. Allora, ovviamente ho ascoltato con molta attenzione il dottor Stasi, anche perché poi alla fine effettivamente noi apprendiamo le notizie dai giornali, dai mass media, secondo lo schema di chi pubblica le notizie, e quindi diciamo così, la cosa fondamentale poi è sentire chi ci sta dentro a questo movimento. Da quello che ho capito, ci sono due profili che rilevano con riferimento agli incendi. C'è uno sbilanciamento, come ci ha spiegato il dottor Stasi, culturale e giuridico a favore delle donne e a danno degli uomini. Ci sarebbe questo sbilanciamento sotto un aspetto, sotto l'aspetto sociale. Sotto un altro aspetto ancora c'è un problema di natura personale, perché incel significa involontari, celibi involontari, quindi c'è un problema di un numero rilevante di persone che ha difficoltà nell'approccio con l'altro sesso. E
Diciamo così, il fatto che ci sia poi questa coincidenza, che un gruppo abbastanza numeroso di persone scopre poi che c'è anche uno sbilanciamento giuridico e sociale, che è cosa diversa dalla problematica strettamente personale, e diciamo così, nasce un momento di sospetto. Cioè, dobbiamo capire fino a che punto poi effettivamente si porta avanti un'istanza sociale di parità tra i sessi che si ritiene sbilanciata e fino a che punto invece poi si raccoglie la sofferenza e il disagio di una serie di persone e si convoglia in una certa direzione. Dal punto di vista dello sbilanciamento culturale e giuridico, a parte la disciplina di singoli aspetti che riguardano e vanno ad incidere sulla parità di genere, di cui si può discutere, perché manco io penso che tutti questi interventi a favore delle pari opportunità poi siano tutte quante dettate dalla buona fede. Il dottore Stasi ha fatto riferimento alla politica che ha cavalcato queste istanze, ma questa è una cosa normale. Le istanze sociali poi vanno incontro a momenti di tossicità, nel senso che vengono cavalcate da parti politiche oppure da altre persone che perseguono in realtà altri obiettivi rispetto al tema centrale del movimento sociale, e questo è connaturale a tutti i movimenti. Ora, dico questo perché quando parliamo di sbilanciamento giuridico, il discorso è troppo ampio, dobbiamo fare l'analisi norma per norma, dobbiamo vedere dove ci sta il cavalcamento per fini diversi dalla parità di genere, magari anche di approfittare di una certa situazione, dove effettivamente ci sta la necessità di pareggiare le parti, e dove ancora c'è uno sbilanciamento, ancora una volta, il danno della donna. È un'analisi che va fatta punto per punto, non possiamo generalizzare. E non possiamo generalizzare, perché anche qui poi subentra una visione tutta personale, una percezione tutta personale della realtà sociale. Non possiamo manco generalizzare a dire che qui c'è una percezione pubblica che tutti gli uomini sono violenti contro le donne. Non è affatto vero. Non è così. Io questa percezione non la vedo. Proprio in riferimento alla Bandur, che è un'associazione che si occupa della violenza di genere, non è un'associazione femminista. Cioè il campo di azione della Bandur non sono le donne. Capita che la maggior parte dei casi riguarda le donne, e questa la dice lungo, ma la violenza, il contrasto alla violenza di genere riguarda anche quelle situazioni che interessano direttamente i bambini o anche i maschi. Sono tante le situazioni che proprio questa associazione ha preso in carico, uomini erano maltrattanti. C'è il problema della calunnia della donna rispetto all'uomo nelle violenze sessuali. C'è anche questo problema, lo sappiamo bene, ma sono queste cose, voglio dire, che non stanno a sostenere una disparità di trattamento, un livellamento, una disparità a danno della donna. Cioè, ci sembra che la donna rimane ancora, come dire, la fascia debole che ha bisogno di interventi affinché si ristabilisca la parità. Questo non toglie che poi ci sono delle situazioni limite che sembrano dire il contrario, ma la percezione generale non è questa. È una generalizzazione, secondo me, che non risponde alla realtà. Poi c'è l'altro problema. Questa situazione si è manifestata in maniera piuttosto violenta. Noi abbiamo tutti questi casi di persone che hanno esasperato la tematica e sono arrivate a delitti gravissimi in nome di una concezione incel della vita e della società. Ora, evidentemente questi non rispondono a quella che è la Costituzione e manca a quello che è il manifesto stesso da parte di questa organizzazione. Però c'è questo, questa comunicazione che è giusta, non so se mi sentite ancora. Allora, c'è un problema, secondo me, anche al loro interno della comunicazione, perché ci hanno rappresentato il dottor Stasi degli obiettivi che sono in linea con, diciamo così, con l'utilità sociale, perché poi a ogni movimento va bene che corrisponda anche il contromovimento affinché costruisca degli argini, e fa bene allo stesso movimento principale, quello di creare i momenti di opposizione. Però c'è un problema di comunicazione che non è tanto più nei confronti dell'esterno, ma proprio all'interno. C'è qualcosa che è stato mal capito all'interno di questo forum e di queste chat. Io voglio ricordare che queste chat
nel 2017 è stata chiusa dalla piattaforma Reddit perché c'era un incitamento alla violenza. E allora voglio dire, intanto cominciate a comunicare bene le cose nel vostro interno. Cominciate a dire, guardate, ci sono delle esasperazioni del movimento femminista che vanno arginate, ma fatelo capire anche, perché qui c'è gente che commette atti di violenza in nome di questa, di questo percorso culturale dell'INSEL. E questa è una cosa, insomma, voglio dire, inaccettabile, evidentemente. Ora, quando noi andremo ad analizzare punto per punto i problemi, probabilmente ci saranno anche dei punti di convergenza con la filosofia che ci espone oggi il dottor Stasi e comunque quelli che sono, diciamo, i dirigenti, quelli che ispirano questo gruppo in sé. Però cerchiamo di evitare le generalizzazioni che sono pericolosissime, che sono pericolose davvero. E noi l'abbiamo visto. Cioè, quando una piattaforma ti butta fuori la Reddit, allora c'è stato un problema molto grave, anzi doveva probabilmente intervenire anche lo Stato, perché se c'è una istigazione all'odio, questo costituisce reato. Quindi bene è stato fatto che sono state avviate altre direzioni, insomma, però cerchiamo di non incitare all'odio tra i generi, perché questo è al momento un risultato, diciamo così, un effetto collaterale che questa comunità fino a sta creando, insomma, ed espone questo rischio. Grazie. Grazie a voi, grazie. Dottoressa Gureschi, spero poi ci sia la possibilità di No, no, controreplicare. dopo che avete parlato tutti ci sono Ok, le domande e ok, ok. poi ci sono Grazie. le domande che daremo risposta alle persone che ci stanno scrivendo, però alla fine, perché sennò ci interfacciamo. Adesso volevo dare spazio a tutti. Infatti anch'io mi sto segnando una serie di domande o risposte. Bene, segnalo solo, poi non interrompo più, chiedo scusa, sarebbe utile, non so se è possibile, se la regia attivasse la condivisione dello schermo, se si può, se no è lo stesso, in modo da poter mostrare alcune cose, se si può, se no è indifferente. Penso Si possa, magari dopo il dottore mi dà lei il Sì, momento d'accordo. per condividerlo e le do il permesso, va bene? È solo Grazie, una... grazie molte. Perfetto. Allora, io Grazie. adesso lascerei invece la parola al dottor Claudio, che ripeto per problemi di web di camera non può apparire, cioè non riesce a apparire, e invece che se ci può parlare, come da quello che ho capito la sua argomentazione, di tutti quei punti che probabilmente sono stati fraintesi e che sono i peggiori che hanno attivato una serie anche di indagini oggi in corso. Per cui Sì, a lei la parola, dottor Claudio. allora saluto tutti. Intanto vorrei dire brevemente all'avvocato che se la percezione che abbiamo noi è così soggettiva, perché allora il codice delle parità prevede sia nella commissione che nel consiglio esclusivamente la presenza di associazioni femminili? Però questa questione, diciamo, ne avrei altre da dire, però insomma mi fermo qui perché non voglio parlare di questo stasera. Allora, per quanto invece voglio parlare un poco dei mezzi di produzione della narrazione, che credo che sia qualcosa di molto più interessante, cioè del discorso del terrorismo e del discorso del termine INSEL. Dunque, circa una settimana fa, un uomo di Indianapolis ha ucciso 8 persone e poi si è sparato. È il quarto caso che c'è quest'anno di Indianapolis. Ora, siccome quest'uomo non aveva parlato della sofferenza della sua vita, diciamo, sentimentale, quindi no, era difficile dire che facesse parte di qualche fantomatico partito, fantomatica organizzazione INSEL, e quindi di questo fantomatico terrorismo, che è una categoria interpretativa per questi fatti che io rigetto. Io, diciamo, i giornaloni non hanno parlato di questo terrorismo INSEL. Ora, perché io rigetto totalmente questa categoria? Perché rispetto a... Allora, solamente negli Stati Uniti dal 96 al 2008 sono avvenute il 31% delle stragi, il 31%, che è una cifra altissima. Più del 90% sono state compiute da uomini. Ora, anziché chiedersi perché sono i nostri figli e non le nostre figlie a compiere queste azioni, si inventano questa categoria. Negli anni 80 si dava la colpa alla musica metal, era colpa della musica metal se succedevano questi fatti. Adesso la colpa invece è di questi forum incel, di queste cose qui. Dunque, cioè,
Ci sono degli elementi che io dico solo un cieco non può non vedere. Ad esempio, la celebrazione della violenza che c'è da sempre nella cultura americana. Cioè, le icone cinematografiche, dalla cinematografia western fino agli anni Ottanta, i vari Rambo, Schwarzenegger. Quindi c'è una celebrazione della violenza che fa parte della cosiddetta cultura delle armi, che è endemica in quella società. Una competizione fortissima che c'è in quella società. Elementi anche questa competizione che, tra l'altro, si manifesta anche nelle forme di bullismo a cui, guarda caso, sono stati sottoposti molti di questi autori di queste stragi. Quindi gli elementi sono veramente tanti e non si può operare con una sorta di riduzionismo, di dire: ah no, è colpa dei film, ovviamente sarebbe una stupidata, è colpa del fatto che il secondo emendamento degli Stati Uniti prevede che tutti possano girare armati, è colpa della competizione esasperata, è colpa di... Cioè, bisogna cercare di fare un'analisi che, come dice il mio amico Fabrizio Marchi, è della totalità complessità. Perché se quei fatti avvengono principalmente in quella società, ci sarà forse un motivo, o ci saranno forse più motivi per cui avvengono. Ad esempio, quando ci fu l'esplosione della vendita delle armi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, già tra gli armieri cominciò a circolare un detto: Dio fa gli uomini diversi, Samuel Colt li rende uguali. Ora, come si può astrarre dal fatto che quella nazione, quella società abbia, diciamo, un'approvazione in qualche modo della violenza? Poi vorrei anche fare un esempio. Nel caso, ad esempio, di Charles Williams, che è venuto fuori che dopo la strage che ha effettuato aveva subito un bullismo pesantissimo. Ora, l'altra cosa che è venuta fuori è che la scuola aveva ricevuto dal governo 137 mila dollari per effettuare delle attività di prevenzione contro il bullismo. Bene, la scuola non aveva fatto assolutamente niente. Dopo questi fatti hanno un poco negato che avesse subito del bullismo. Poi hanno effettivamente fatto delle interviste per capire se i ragazzi subivano bullismo. Sì, c'era questo problema in quell'istituto, però poi l'istituto non ha preso nessuno dei provvedimenti segnalati, diciamo, da questi esperti per prevenire il bullismo. Questo non è strano, perché quella società in qualche modo ha purtroppo bisogno, cioè, diciamo, questi fatti sono l'altra faccia di quella violenza, diciamo, di quella competizione, di quella bellicosità che quella società esprime. E adesso parliamo della prima superpotenza mondiale. Cioè, ora, e non si può, rispetto a questi elementi, diciamo, cercare di ogni volta di mettere la polvere sotto il tappeto: è colpa dei film, è colpa della musica, è colpa di questi forum, è qualcosa veramente di incredibile. Anche perché, rispetto al termine stesso incel, io vorrei dire questo. Cioè, io scrivevo fino a 2 anni fa in un forum che non si chiamava il forum degli incel. Nessuno di, non, non esisteva e non esiste, del resto, nessuna ideologia, nessuna etichetta, non esisteva niente. Poi hanno iniziato a scrivere degli articoli in cui dicevano: in America ci sono questi incel, fanno le stragi, hanno l'ideologia, e state attenti, perché questi incel ci sono anche in Italia, e scrivono in questi forum. Perché noi abbiamo detto: ma noi abbiamo un'ideologia. Loro erano semplicemente utenti di alcuni forum che non usavano nessuna etichetta, e che in quei forum parlavano, insomma, di tutto, scherzavano, ma non c'era nessuna istigazione, diciamo, all'odio. Dover rispondere a queste criminalizzazioni mi ha portato anche a occuparmi di femminismo, perché, ma da dove vengono questi attacchi? Da dove vengono? E quindi anche ad effettuare tutta un'elaborazione teorica, dover estendere un manifesto per evitare ogni volta di dover ripetere le stesse cose. Quello che voglio dire è che sono anche, diciamo, dei termini che nascono nei media e chiunque può utilizzare per sé. C'è sicuramente un ambiente, diciamo, di estrema destra, complottista, nazionalista, che in America soprattutto si nutre di questa cultura delle armi, anche di questa cultura, diciamo, di dover riparare un torto, no? Perché poi l'idea che c'è è anche questa qui. Ma diciamo, la categoria fondamentalmente è una categoria mediatica. Quindi, diciamo, è per questo dico anche il terrorismo incel è un qualcosa che non sta da nessuna parte, perché non esiste nessun partito, non c'è nessuna organizzazione, non c'è niente. È chiaro che se io nel forum faccio un manifesto per evadere il momento stipulativo, cioè io dico ex novo, l'incel deve essere questa cosa qui. Ma attenzione, io perché l'ho fatto? Perché dopo tutti questi articoli in cui gli incel vengono definiti come terroristi, io mi ritrovo poi i ragazzini
che dicono: ah, ma allora esiste l'ideologia incel, allora io aderisco a quell'ideologia, perché poi il ragazzino che cerca l'identità in qualche modo la trova così. E allora io mi trovo in risposta a dover creare un qualche cosa, a dover assumermi un'etichetta che da prima neanche esisteva. Cioè, sono elementi molto complessi anche il modo in cui si interfacciano tra di loro. Quindi parlare di queste cose qui, voi come incel non comunicate bene tra di voi, ma perché esiste un partito, un'organizzazione? Chiunque può definirsi un incel, chiunque. E del resto non è impossibile dare una definizione di questo termine che prescinde da una valutazione, perché come si fa? Perché io posso valutarla sia come un fatto psicosociale, mettendo il segno più o il segno meno. Posso dire l'incel è una condizione. Condizione positiva o negativa? Sono dei pazzi o sono degli illuminati? Posso dire è un movimento. E posso dire è un movimento che ha degli elementi positivi ed elementi negativi, ma non lo posso. In qualsiasi definizione io cercherò di fornire, il momento valutativo ci sarà sempre, e questo vale anche per me. Io ne sono consapevole perché appunto faccio un manifesto, ma lì appunto io sto stabilendo quelle che sono le caratteristiche che secondo me chi veste, diciamo, può, chi in qualche modo si riconosce in qualche cosa che legge, potrebbe, ecco, potrebbe essere portato a scrivere, e trova così una parola, diciamo, delle parole di ragionevolezza, non delle parole, diciamo, di odio, ma nessuno impedisce a qualcun altro di utilizzare questa etichetta per diffondere odio. Quindi non so se ho superato, sono meno di 10 minuti, io sto parlando a braccio, però gli argomenti sono veramente tanti e sono complessi, perché bisogna prima fare delle premesse che sono una decostruzione, diciamo, di alcune idee. Quindi non so se si capisce cosa voglio. No, Posso poi Claudio. posso anche spiegare, poi posso anche spiegare meglio, perché ad esempio sempre risposta a quello che diceva l'avvocato, che la percezione è soggettiva, ma se io mi sono letto il testo dell'APA, che è il testo guida della definizione dell'Associazione degli Psicologi Americani. Allora, il testo dell'APA definisce la mascherità come l'associa alla violenza qualche 72 volte, definisce la mascherità come problematica. Cioè, ora, come si fa? Come tossica? Voglio dire, pure Freud, che associava, diciamo, la femminilità, cioè, che associava l'isteria al femminile, non ti sarebbe mai sognato di dire che parlare di femminilità isterica o di femminilità tossica. Eppure nel testo dell'APA, che è il testo guida, diciamo, degli psicologi americani, si associa la mascherità a questo. Qualcuno dirà: ah, ma non è vero, io non penso che tutti gli uomini siano violenti. Ma il problema non è se io lo penso o se io non lo penso, il problema è quello che passa come narrazione. E questi spazi dell'andosfera perché passano? Perché in qualche modo sono creati con tutte le loro contraddizioni, nessuno lo mette in dubbio, sono nati perché quella che è in qualche modo la spiegazione, il contenuto della narrazione dominante rispetto agli uomini, non fornisce agli uomini delle risposte di cui poi gli uomini in qualche modo trovano la validità nella loro quotidianità, cioè il modo in cui relazionarsi con l'altro sesso, tutto quello che è la narrazione, o quasi tutto quello che la narrazione dominante dice agli uomini. Per gli uomini poi questo non ha una conferma in quello che, diciamo, esperiscono nella loro vita, e quindi nascono con tutte le loro contraddizioni, perché sono spazi spontanei, nascono, diciamo, questi forum, queste cose qui. Però, ripeto, bisogna stare attenti, perché il discorso degli incel è una categoria mediatica, perché noi scrivevamo in dei forum che si chiamavano forum dei brutti, oppure, cioè, noi sapevamo che esisteva questo termine, ma neanche lo sapevamo, perché non è che concepivamo, eravamo utenti di un forum, non eravamo di membri di una setta, di un'organizzazione o di un partito. Non sento però. Scusate, ho dimenticato l'audio. Ho detto la ringrazio per il suo intervento. Anche su di lei ho delle domande, delle affermazioni. Insomma, iniziamo ad avere anche delle altre domande da chi ci sta guardando. E lascerei la parola adesso all'avvocato Licia D'Amico. Prego, avvocato. Buonasera a tutti, io intanto voglio dire che trovo questa nostra conversazione di questa sera estremamente interessante, perché è vero che spesso la comunicazione, diciamo, quella usuale, quella istituzionale, lascia fuori tante situazioni, tanti fenomeni che invece meritano di essere conosciuti meglio, da tanti punti di vista, anche da noi, per esempio, che siamo operatori del diritto, operatori e operatrici del diritto. Vorrei dire, per esempio, che io sono portatrice insieme alla Bontuori di una esperienza in cui il soggetto maltrattante era una donna e
e il soggetto maltrattato era un uomo e io sono in questo processo, difendo l'uomo maltrattato e lo difendo perché è vittima di violenza. A me basta questo per definirlo come meritevole di difesa, mentre l'autore, anzi più esattamente l'autrice della violenza, è una persona di sesso femminile e non di sesso maschile. Quindi questo, diciamo, nella mia esperienza personale, in quella che promana dall'associazione che ha organizzato questo evento, mi induce a pensare che forse classificazioni troppo rigide per cui le donne sono sempre considerate vittime, gli uomini sono sempre considerati autori di violenza o bruti o brutali nel comune sentire, possa essere meritevole di una riflessione più approfondita, quantomeno di una discussione. Ora, detto questo, è vero che alcuni dati impressionanti ce li abbiamo sotto gli occhi, in qualche modo con questi dati ci dobbiamo relazionare, perché altrimenti parliamo di cose che stanno nell'iperuranio, nell'astrazione, mentre nel concreto noi abbiamo 19 donne assassinate da gennaio 2021 ad oggi. I dati del 2020 e del 2019 li conoscete probabilmente meglio di me, stragi di donne compiute da uomini. Nessuno ha mai pensato, almeno devo dire che nella mia esperienza di persona impegnata su questi temi e quotidianamente presente nei tribunali, io, il dato per cui tutti gli uomini vengono considerati violenti, tutti gli uomini vengono considerati assassini e tutti gli uomini vengono considerati maltrattanti, io devo dire sinceramente non l'ho personalmente rilevato. Può darsi che sia un limite della mia esperienza, ma questo intanto vi volevo comunicare unitamente alla notizia con cui ho aperto, cioè che invece per mia esperienza diretta il maltrattante è una donna e il maltrattato è un uomo. D'altra parte, tuttavia, negare che esista un problema in questa direzione a me sembra difficile. Poi il modo in cui questo problema lo vogliamo affrontare è oggetto di discussione. Il modo in cui è stato affrontato negli ultimi anni, su questo concordo, è stato un metodo inadeguato, insufficiente, tant'è vero che queste, chiamiamole così, differenze di genere sono ancora oggi un problema molto serio. Una domanda da porsi è per quale motivo, a parità di mansioni, a parità di responsabilità, lo stipendio di una donna debba essere il 30% inferiore rispetto a quello di un uomo. Io rispetto a questa questione una risposta non ce l'ho. Ritengo il criterio di valutazione debba essere il merito e la capacità e non la connotazione sessuale dell'operatore, ma il dato è questo, e cioè una situazione che è oggettivamente di differenza. No, non sono menzogne, sono dati concreti, cioè sono dati che sono rilevati dall'Istat, che sono rilevati dagli istituti di ricerca in tutto il mondo e che probabilmente è sufficiente. Se parlate con le donne che stanno ai vertici delle istituzioni, vi rendete conto che una manager a parità di competenze con un proprio omologo di sesso maschile guadagna di meno. Allora, negare una circostanza di questo genere significa negare un dato oggettivo. No, non è un problema ripagandolo in base al sesso. No, mi dispiace, forse non ci capiamo. Non è un problema di assunzione della persona in base al sesso, è in base alle tipo di retribuzione che un professionista donna e un professionista uomo a parità di mansioni ricevono dal mercato. Va bene, d'accordo, è una falsità. Avvocato Va bene, D'Amico, mi va bene. permetto di interromperla un attimo perché stanno arrivando delle risposte, però se io non le leggo a cui lei risponde, gli altri non lo sanno Ah perché sì, ha ragione, ha alla ragione, ha fine ragione. E questo è un dato, noi gli spettatori. possiamo anche fare finta che non esistano, possiamo anche dire che non esiste. Se volete proseguiamo la discussione senza dire che esista, però forse confrontarsi poi con i dati reali è utile, ma è utile prima di tutto per chi, come noi da una parte, voi da un'altra, in uno sforzo comune, certi stereotipi, ha interesse a superarli, ma superarli applicando altri stereotipi non giova, forse confrontarsi con il dato reale può essere anche un fatto utile. Anch'io ho letto queste norme sul recovery plan che stanno circolando oggi e il recovery plan parte dall'articolo 3 della nostra Costituzione, e cioè dal concetto di uguaglianza sostanziale. E questo, l'articolo 3 della Carta Costituzionale, secondo me è un dato, signori miei, dai quali non è che ci possiamo tanto discostare, perché altrimenti rischiamo derive pericolose. E se un'uguaglianza sostanziale non c'è, la differenza va colmata attraverso strumenti di integrazione, proprio quelli che consentono di prevedere misure a sostegno delle persone diversamente abili, per esempio, no? Lì la parità sostanziale come si realizza?
dicendo siamo tutti uguali anche le persone diversamente abili? Sì, certamente, ma poi questa parità sostanziale in che maniera si concretizza? Si concretizza con la predisposizione di una serie di strumenti concreti di sostegno. E questo prevede il recovery plan, esattamente questo, almeno nelle bozze che stanno circolando in queste ore. Dopodiché io qui mi fermo perché, ripeto, sono interessata più ad ascoltare che a parlare, ma ho l'impressione, per quello che ho sentito fino a questo momento, che ci sia, come dire, qualche stereotipo e la necessità, a mio parere, di avere un confronto un po' più diretto con i dati no, concreti. Non è una questione di attuale o vetero femminismo, queste sono categorie che, grazie al cielo, sono state superate da un'evoluzione culturale che non ha connotazione di sesso, no? Io conosco personalmente tantissimi uomini che sono impegnati in questa direzione, e cioè nella direzione di una parità di genere che abbia carattere sostanziale. E il fatto che siano uomini non rende loro una sensibilità diversa rispetto a quella delle donne. Mi pare che questa dovrebbe essere una base di partenza, perché sarebbe producente per gli uomini e sarebbe producente per le donne, e sarebbe producente per la società civile. Almeno questo è quello che io vedo e quella che è l'esperienza nei tanti, tantissimi processi che faccio. Ripeto, io sono qua più per ascoltare un'esperienza di cui conosco poco, la conosco come lettrice, e quindi accetto il fatto che le mie fonti informative possano essere condizionate, semmai, da pregiudizi nei confronti di certi orientamenti e di certi movimenti culturali, e quindi sono disposta ad ascoltare, ma vi prego di non allontanarvi dai dati reali, se no facciamo uno sforzo abbastanza inutile. Grazie avvocato, lascerei la parola all'avvocato Sedo per chiudere la fase degli avvocati, poi anch'io avrò da chiudere, cioè da chiudere le prime, diciamo, i primi inizi argomentazioni da parte di noi relatori per poi rispondere a tante domande e una diretta anche a me che stanno ponendo gli ascoltatori. Per cui, avvocato Sedo, a lei la parola su un campo così ancora poco conosciuto e probabilmente frainteso qua in Italia. A lei la parola. Buonasera a tutti, mi fa molto piacere partecipare a questo dibattito che trovo assolutamente interessante perché dà modo di guardare e osservare le diverse prospettive delle persone e i vari pensieri. Ho seguito con attenzione la relazione del dottor Stasi, che però, a mio dire, faceva un paragone tra le persone diversamente abili, le persone straniere o extracomunitarie, come si vogliono chiamare, e questa minoranza di uomini che effettivamente possono avere delle fragilità, delle difficoltà, per i quali io ritengo assolutamente condivido che sono meritevoli di politica di inclusione sociale, così come le diverse categorie dei soggetti fragili, dei soggetti vulnerabili. Però detto ciò, il motivo principale che va a etichettare l'INCEL come una organizzazione, non vorrei definire, non so se definirla culturale o quant'altro, che gli si dà dei terroristi, forse dare dei terroristi è un po' troppo forte, un po' troppo dire che sono omofobi, xenofobi e quant'altro, non voglio dire che sia effettivamente vero, però c'è la gran parte, almeno l'80% dei commenti di coloro che si ritengono parte di questa comunità, sfocia sempre nell'odio verbale o scritto verso le donne. E ho capito che una sorta deve essere forse una sorta di assoggettamento psicologico oppure un complesso di inferiorità,
di alcuni uomini nei confronti delle donne moderne, perché stiamo parlando di donne moderne, perché dobbiamo uscire fuori ormai nel 2021 dalla concezione che la donna viene cristallizzata come la massaia, quella che bada esclusivamente ai bisogni della casa, alla donna che è lì servile nei confronti dell'uomo, che sia sempre accondiscendente con il capotavola, il capofamiglia, cioè le donne relegate esclusivamente a quel ruolo di attesa dell'uomo e d'assoggettamento all'uomo, cosa che ormai è sparito, perché anche e soprattutto, visto che incel nel proprio, diciamo, DNA, tra virgolette, parla e definisce questi uomini incapaci di avere delle relazioni con le donne, Che che sta dicendo? evoluzioni involontarie. E quindi quello che voglio dire è che nel momento ci sono alcuni uomini che ritengono che questa parità con le donne sia una diminuzione per l'uomo stesso, oppure addirittura che le donne vengono tutelate più degli uomini. Però è storicamente che dall'alba dei tempi che l'uomo ha sempre avuto una sorta di predominio che noi non possiamo assolutamente negare sulle donne. È ora che queste donne finalmente abbiano una loro capacità e una loro chance di esprimersi e di esprimersi in questa società moderna. E quindi non trovo assolutamente parlare di uomini fragili, a volte ci può stare sicuramente, però dire che siano una minoranza tale da essere parificata la donna, dobbiamo prendere anche coscienza che non è vero che tutta questa parità di genere esiste oggi nella nostra società, perché come ha detto la collega D'Amico, abbiamo dei dati statistici oggettivi che ci dicono tutt'oggi che non abbiamo ancora maturato quel livello di parità tra uomo e donna. Forse scatta anche questa riserva, se non rancore, nei confronti delle donne, forse nasce anche dal fatto della libertà di questi di volere e di pretendere nel rapporto sentimentale con l'uomo, di pretendere una reciprocità che fino a 30-40 anni fa non veniva garantita alla donna, nel senso che oggi le donne vogliono la stessa parità nei sentimenti, lo stesso modus operandi, lo stesso approccio ai matrimoni e alle relazioni di coppia, uguale all'uomo, cosa che è sacrosanto ed è giusto, che sia così. Poi ci sono degli uomini che oggettivamente, forse complessati dal loro essere, ritengono che sia un punto in più, un vantaggio della donna oppure una estrema tutela della donna. Io non lo credo assolutamente che sia un'estrema tutela. Certo, ci sono delle situazioni che ha rappresentato la collega D'Amico, dove ci sono delle donne, io ho assistito anche a casi per la mia professione, delle cosiddette istigatrici passive. È chiaro che io ritengo che storicamente le donne, a differenza degli uomini, abbiano da sempre una capacità di risoluzione delle controversie totalmente diverso, da quello maschile, nel senso che, l'uomo tende a utilizzare, la forza bruta laddove le parole e la mediazione linguistica falliscono, cosa che sono ben più capaci le donne. Però questo non Infatti significa esiste un Gandhi femmina. termino e poi magari Aspetta un attimo, dottor Stasi, poi le ridò la parola. quindi quello che voglio dire è che
Dire che effettivamente le donne siano ipertutelate in questo momento mi sembra un po' una barzelletta. Noi pensiamo, qualche giorno fa è scoppiato questa polemica della catcalling, no? Che qualche donna, qualche signora pensa che sia effettivamente una violenza contro le donne. Io francamente non penso che sia una violenza, però credo profondamente che sia un gesto di grandissima volgarità, perché il catcalling lo fa il cafone. Il cafone in quanto tale è quel classico che poi, quando gli mancano le parole, alza le mani sulla moglie. Quindi è giusto stigmatizzare anche questo aspetto qui e non prenderci in giro, perché nel momento che non sappiamo, non dico corteggiare, perché il catcalling no, non è nessun richiamo al corteggiamento, ma una mera esternazione di una volgarità che spesso si traduce in atti volgari, perché io di sentimentale oppure di elegante non ci trovo niente nel catcalling. Sono giovane e fino a qualche tempo fa, che ero ancora più giovane, non ho mai ritenuto legittimo approcciare una donna con il catcalling. Quindi dire che paragonare questa minoranza di soggetti uomini fragili a soggetti di extracomunitari oppure No, di no, guardi, io però, persone, scusa, io però non ho... termino e Però, poi. sì, ma... dottor Claudio, perdoni un attimo, alla fine vi rispondetelo, Non può l'assecondiamo, essere così. piacere. Sì, Prego, prego. Quindi che cosa succede? Ritengo che sia inappropriato perché per quanto riguarda la categoria dei diversamente abili hanno delle patologie o delle difficoltà di qualsiasi genere, di qualsiasi natura relativa al fisico che impedisce a loro di essere effettivamente normodotati. Per quanto riguarda i soggetti stranieri da tutelare, c'è una difficoltà oggettiva che è quella dell'asimmetria sia informativa che quella linguistica ai fini del rapido apprendimento e del rapido inserimento nel tessuto sociale. Quindi in questo caso l'uomo che ha le sue fisse perché sente la donna più forte, io ritengo che sia esagerato, però tuttavia non va negato che esistono queste categorie e anch'esse vanno tutelate con determinate politiche di inclusione sociale, magari politiche di autostima, insomma. Grazie. Allora, adesso finisco io per poi dare la parola, rispondere alle domande, alle tante domande che ci sono anche arrivate, che ci stanno arrivando. Allora, si è voluto questo incontro per rispondere anche a una persona presente. Perché in Italia ci sono state molteplici modifiche, molteplici aumento di percentuali fattispecie di reato che hanno comportato inevitabilmente un riconoscimento in questo movimento denominato Incel, che è nato tra parentesi in Canada, neanche negli Stati Uniti, ma che in effetti ormai attraverso la rete si sta espandendo. Quello che ho detto, che non è una cosa, nella cultura classica, mettetela più statunitense, più canadese o più di provenienza altrui, di altri paesi, comunque esiste, sono classificati così. Ora, il fatto che in Italia abbiano unito questa la parola incel con i movimenti maschili. Questa c'è stata probabilmente una sovrapposizione o identificazione di ideologie o pensieri che sono stati probabilmente errati. È entrata alla ribalta con l'arresto di quel ragazzo genovese che si è dichiarato al momento dell'arresto: io sono un incel. E quello ha scatenato tutto un insieme di fattori che probabilmente in Italia non hanno ancora raggiunto, ma è anche vero che io ci lavoro tutti i giorni, perdonatemi. Quello che gli incel istigano, che non sto dicendo che siano i movimenti maschili, non sto dicendo che siano gli italiani, non sto dicendo che siano gli uomini, hanno portato comunque ad avere una crescita, un seguito, tant'è vero che hanno unito, poi sfatiamo, non sfatiamo, noi non lo sappiamo, ma leggiamo solo quello che c'è sui giornali,
proprio il fattore di un politico si è definito un incel. Da quello poi è partita tutta una campagna contro questi incel. L'avoltoio che io rappresento non assolutamente lo sfatiamo, che ci sono anche gli uomini che sono vittime di violenza, noi ne abbiamo non pochi, non abbiamo il valore di percentuali donne, ma abbiamo il valore uomo. Sfatiamo anche del fatto che le donne siano sempre per le donne, perché le donne sono le peggiori nemiche delle donne, per cui è il caso di dirlo e è ora di. Veramente, questo lo vediamo tutti i giorni anche nell'aula dei tribunali, meglio avere un giudice uomo che un giudice donna, ma proprio contro la vittima, attenzione, non sto parlando di, e non sto dicendo che tutti i magistrati donne siano così, però c'è questa fortissima percentuale che abbiamo notato tutti i giorni in tribunale. Vero è che non è vero che non esistono le case protette per gli uomini, esistono, noi ne avevamo una che adesso causa Covid abbiamo chiusa, dove abbiamo una piccola percentuale dove inseriamo gli uomini, perché gli uomini in questo momento stanno vivendo quello che vivevano le donne molti anni, tempo proibizionismo, anche riferito agli abusi sessuali e agli stupri. Per cui incominciamo a vedere che gli uomini adesso hanno delle difficoltà ad andare a denunciare questi fatti, che già di per sé non riescono perché non vengono presi in considerazione. Per cui io volevo solo intervenire su questo, poi risponderò anch'io ad altre domande, ma io voglio fare una domanda al dottor Stasi, così poi gli lascio la parola anche a rispondere agli altri oratori e poi inizierò. Una volta che tra di voi vi siete risposti, io comincerò a porre le domande che hanno scritto i nostri, insomma, le persone che ci seguono. E secondo lei, perché hanno classificato e hanno unito movimenti maschili con gli incel? Qual è quell'elemento che secondo lei erroneamente hanno posto nello stesso identificazione, nello stesso significato? Se ha un'idea, del motivo, perché loro Sì. scrivono tanto sulla rete, parlano, 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 ma alla fine vi hanno unito, vi hanno classificato. Secondo lei perché? Qual è l'elemento? Beh, non hanno sbagliato. Io non ho mai detto che gli incel non fanno parte dei cosiddetti movimenti maschili. Io torno alla mia metafora. Gli incel sono il pianeta che orbita più lontano insieme, se vogliamo, agli Hikikomori, che sono un po' diversi, ma fanno parte anche loro di questo tipo di galassia. Fanno parte del sistema, chiamiamo così, dei pianeti che fanno parte del racconto maschile. Non ho mai detto che sono al di fuori, che sono esclusi. Loro sono parte di quella sofferenza e di quelle istanze che vengono ignorate. Noi crediamo che ne facciano parte a pieno diritto perché riteniamo di aver compreso, e voglio dire che io per primo mi sono approcciato in modo molto superficiale agli incel all'inizio, come d'altra parte ho sentito intervenire prima di me. Ho avuto la fortuna poi di parlare con molti di loro, di confrontarmi in modo asprissimo. Ci sono anche dei video online dove facciamo dei dibattiti abbastanza aspri su questo, e ho cercato di andare a fondo, di comprendere cosa c'è oltre, cercando di fare con loro quel lavoro empatico che, essendo, credo, spero, un cittadino responsabile, faccio con tutte le persone, con tutti i gruppi di persone che denunciano a modo loro una sofferenza, siano essi di qualunque tipo di categoria. E quindi ho compreso che alla base del fenomeno incel, che non è un fenomeno, non è un gruppo organizzato, anche se gli si è dato un nome, anche se i media li hanno battezzati, ma come ha detto giustamente Claudio, è uno status, è un modo di essere. Io riconosco che loro sono parte integrante del racconto maschile, e di quella strada che gli uomini, insieme alle donne, insieme a moltissime donne che sono lettrici dei nostri forum, dei nostri siti, della Fionda, dei nostri portali, cerchiamo di tracciare verso la parità, che è una strada diversa, da quella tracciata e indicata dal femminismo. Quindi, ripeto, rivendico il fatto che gli incel sono parte, insieme a tante altre, se vogliamo categorizzarle, possiamo fare anche tanti altri nomi, però fanno parte delle istanze, del racconto che gli uomini vorrebbero poter fare insieme alle donne, che non abbiano però
sugli aspetti importanti dell'esistenza e della cooperazione un approccio puramente ideologico sulla base di quei teoremi di cui ho parlato prima, e se poi ho tempo di parlare di altre cose Quando posso poi la approfondire. risposte e domande. Lei parla di femminismo e io vi chiederei una volta per tutte in Italia di dare il termine, il significato reale di questa parola che non è come vista seguendo le femministe classiche degli anni 60, ma ha un termine di parità di generi, parità di diritti, per cui ci sono, visto che parliamo anche a livello internazionale, tantissimi uomini che si definiscono femministi e tale, per cui io direi che sarebbe ora di iniziare ad usare il termine con significato corretto e storico rispetto, lei è una femminista, come discriminazione, io non sto dicendo di lei in generale, con discriminazione. Cioè l'essere femminista vuol dire che tu equipari i diritti che sono quelli della donna e i diritti che devono essere dei uomini. Nessuno sovvarca l'altro, ma bisognerebbe rispettare uno e l'altro. Ora, io lascio la parola al dottor Stasi e Claudio, al dottor Claudio che volevano rispondere e poi agli altri relatori in risposta insomma, al dottor Stasi e al dottor Claudio per poi rispondere alle tante domande o cercare di rispondere a più domande possibili che ci sono state poste dalle persone che stanno, insomma, ci stanno ascoltando. Dottor Stasi e il dottor Claudio, chi parla per primo in risposta a chi? Vuoi andare tu, Claudio? Dottor Claudio? Vabbè, già col microfono aperto vado io. Allora, il menù è amplissimo, nel senso che vedendo gli appunti che ho preso sulla base degli interventi precedenti, veramente ci sarebbe da parlare per tutta la notte, ovviamente non lo farò. Vorrei. Fare un'altra puntata perché Ma non ci abbiamo volentieri, volentieri, qua. perché è la prima volta che dialoghiamo così apertamente con persone che la pensano palesemente in modo diverso da noi ed è utile finalmente, quindi è assolutamente utile. Vorrei partire proprio da una cosa che ha detto lei, dottoressa Guereschi, adesso sul discorso definiamo il femminismo. Le posso dire qual è la definizione, che diamo noi che apparteniamo a questa galassia un po' gassosa, ok? Lei giustamente rivendica il fatto che il femminismo è un movimento per la parità. Allora le faccio qualche domanda puramente provocatoria, lo so che è provocatoria, me la passi per questo. E allora perché non si chiama paritarismo? Ne deve parlare all'interno storico. All'interno storico, allora il femminismo si dice che lotta per la parità dei diritti tra uomini e Comunque richiedere una parità per all'epoca. le donne, ed è questo il motivo per cui il femminismo in realtà non si è mai battuto per la parità, perché non esiste storicamente e tantomeno oggi una battaglia fatta dalle femministe che riguardasse un problema, una necessità, un diritto puramente maschile. Oggi, dico oggi, e mi riferisco alla citazione giustissima che ha fatto l'avvocato D'Amico all'articolo 3 della Costituzione, in Italia sono vigenti delle leggi che sono incostituzionali, sono contro l'articolo 3, apertamente, ma nessuna femminista si batte per questo. Poi se vuole le posso fare degli esempi, anzi glieli faccio subito. Ma glielo dico, guardi, le rispondo una parentesi, poi Sì. col DDL ci saranno i tre avvocati che le risponderanno. Ma guardi che io stessa, parlando tra associazioni, vado a discutere con altre associazioni proprio perché non c'è la comprensione reale di quello che significa il termine femminismo. Attenzione, anche tra di noi c'è un contrasto perché noi non siamo un'associazione femminista, siamo un'associazione che ha parità di genere. Per cui adesso lascio la parola agli avvocati, anche perché qui si tocca il DDL Zan e si No, va. no, io non vado sul DDL Zan, vado su due leggi che sono vigenti da tempo. Parlo della cosiddetta legge sul femminicidio, legge 14 agosto 2013, numero 93, che prevede come reato penale la mutilazione dei genitali femminili, il che significa che la mutilazione dei genitali maschili in Italia è permessa. Non vedo femministe in piazza per manifestare contro questo che non è un sistema paritario, anche perché, non so se lo sapete, l'abbiamo negli archivi, negli ultimi 2 anni in Italia ci sono stati 3 morti per mutilazioni genitali, sono 3 bambini maschi a cui era stata fatta una circoncisione. Ovviamente questi non sono coperti da questa legge. Ve ne cito un'altra, giusto che ho qua sotto gli occhi, il decreto legislativo 80 del 15 giugno 2015 sulle molestie sul lavoro,
che garantisce solo alla donna che viene molestata sul lavoro di potersi astenere e restare a stipendio pieno pagato dall'INPS attraverso la UIL per 6 mesi e diventa illicenziabile. Per stessa ammissione dell'INPS abbiamo l'email che se volete posso mostrare. Questa cosa vale solo per le donne, quindi per esempio un uomo molestato da un capo donna o, perché no, da un capo uomo omosessuale non ha questo tipo di tutela e non vedo femministe per la parità, cosiddette per la parità, in piazza a manifestare per questo che è uno sbilancio. Poi se gentilmente mi attivate la condivisione dello schermo, vorrei farvi vedere alcune cose, perché giustamente l'avvocato Piccirillo diceva, noi ci informiamo sui media. Bene, i media raccontano la realtà, in qualche modo impongono il loro racconto della realtà. E dice: io non vedo, e poi la cosa è stata ripetuta anche dall'avvocato D'Amico, non vedo questa criminalizzazione degli uomini, non la percepisco. Ora, se gentilmente la regia mi attiva la condivisione dello schermo, volevo farvi solo una brevissima rassegna di quello che si è visto negli ultimi anni. Vi faccio vedere pochissime foto di cose che abbiamo in archivio. Allora, Dovrebbe già sì. vedere Ok, la possibilità, perfetto. questa è una pubblicità di Oliviero Toscani uscita qualche anno fa, tanto per intenderci. Qui è chiaro il messaggio, ed è esattamente il teorema di cui parlavo prima. Queste sono cose che sono girate, come dire, nelle città, nelle riviste. Non so se riuscite a vedere adesso. Cosa vedete adesso? Scusa, vediamo la prima. Ecco, questa è una pubblicazione che è uscita, è un libro di Mirko Spelta, ok? Vedo se riesco ad andare avanti. Allora. La invito a usare magari le frecce se aveva aperto più foto in contemporanea. Sì, ma non riesco a. Aspettate, eh. Allora. Ok, grazie, scusate. Allora, Ok, vedete, sì? se vedo Mario e Anna, no vittima contro la violenza verso le donne. Ok, questo è uscito alla Feltrinelli alla festa del papà. Questo Ok. è il libro che avete visto, questo è Barbara Alberti, un'opinionista molto importante. Questo è un libro uscito in America, Come distruggere un uomo. Questa è la famosa pubblicità della Gillette, dove venivamo colpevolizzati tutti in quanto tossici e portatori di violenza, e la Gillette ci diceva di essere più bravi, più empatici. Questa è una famosa femminista italiana, per cui noi rubiamo tutto alle donne. A questo direi che il titolo parla da solo. E questo è un manifesto che è stato affisso a Roma per 2 mesi nel febbraio del 2020. E non ci sono mezzi termini, i carnefici sono mezzi milioni di milioni di mezzi uomini, scusate, e le donne. E qui veniamo all'altro tema citato dalla dottoressa D'Amico, che è quello dei dati. Benissimo, parliamo dei dati reali, ma parliamone veramente. Lei ha citato i dati delle donne uccise dagli uomini. Le chiedo e mi chiedo e ci chiediamo e ci siamo anche già dati una risposta da questo punto di vista. Perché? Dalle Come? donne? Quanti uomini vengono No, uccisi? no, 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 noi non ragioniamo così, perché non mi interessa, non si comprende qual è l'interesse di declinare i dati in questo modo. Perché allora non vediamo quanti settentrionali hanno ucciso dei meridionali, quanti alti hanno ucciso i bassi? Dietro questo tipo di categorizzazione c'è esattamente quell'idea persecutoria che si vuole affermare, per cui si va a misurare il sottofenomeno degli uomini che uccidono le donne, mentre in realtà statisticamente è rilevante capire quante vittime ci sono e di che genere sono, quali sono i carnefici e di che genere sono, separatamente. Nel momento in cui uniamo le due cose, è perché vogliamo vedere se c'è un genere particolare che sta colpendo un genere particolare. Chiedersi chi uccide chi di più aveva senso nel Terzo Reich. Avremmo scoperto che i nazisti uccidevano un sacco di ebrei perché era in atto una persecuzione. Idem durante la colonizzazione degli Stati Uniti, avremmo scoperto che c'erano degli europei che uccidevano degli indiani in massa. Quindi incrociare il numero degli autori e
il genere degli autori e il numero delle vittime e il genere delle vittime, incrociarli in questo modo significa avere il pregiudizio che sia in atto una persecuzione. Perché se si vanno a vedere i dati scorporati, come dovrebbero essere visti, il numero di vittime è quelli maschili, gli uomini uccisi, sono il doppio delle donne. Tra gli autori, è piuttosto equamente distribuito. La realtà. Aspetti un secondo, gli uomini sono il doppio delle donne, ma uccisi dalle donne o da No, uccisi da uccisi, uccisi perché non è interessante. No, no, E non. questione, noi facciamo le percentuali, le statistiche che dice lei a livello pubblico vengono prese dai dati chiamati del femminicidio, cioè verso le donne e verso gli uomini. Non stiamo parlando di omicidi a livello che classificano ogni genere per qualsiasi forma di violenza. Però, dottoressa, se mi inserisce in questo contesto il discorso del femminicidio, si passa in un altro campo di gioco a questo punto, perché il femminicidio è qualcosa di altro, di specifico, o sbaglio? È un uomo che uccide una donna e quanto una donna uccide un uomo. Cioè, lei parlava anche di bambini che sono stati. Quindi è femminicidio anche il rapinatore che gli scappa la pistolettata mentre sta rapinando una donna? Ma no, scusate, il femminicidio prevede l'assassinio di una donna o di un uomo, se è del caso, all'interno di una relazione familiare, fra partner o ex partner. È Quindi è quello che femminicidio anche se caratterizza il viene ucciso anche femminicidio. l'uomo? È femminicidio anche se viene ucciso l'uomo? Guardi che proprio per le statistiche di cui parlava lei, mi Sì. può indicare quando negli ultimi anni sono stati uccisi un uomo ogni 3 giorni, come sta avvenendo per le donne? Perché io sono disposta a rivedere le mie valutazioni. Sono una persona con un forte senso critico. Quindi se lei mi dice che negli ultimi anni un uomo è stato ucciso dalla ex partner donna ogni 3 giorni, io rifletto con lei su questa circostanza, ma questi dati a me non risultano. A me risulta che sia invece che siano le donne a essere uccise con questa cadenza dagli ex partner, e ragiono su questo dato, ma non perché voglio etichettarlo come un fenomeno a tutela di una idea di femminismo che francamente a me sembra proprio antistorica. L'idea di femminismo che mi sento raccontare è una cosa che risale a quando noi eravamo tutti bambini, forse manco nati. Oggi è un discorso diverso, come per usare la sua espressione, la narrazione femminile. Non è più il femminismo di cui si poteva parlare 50 anni fa, quando c'erano degli schemi molto rigidi da rompere. Oggi le cose sono cambiate. Allora guardiamo quella che è la situazione attuale. Il femminicidio si caratterizza perché all'interno di una relazione affettiva, il rapinatore che uccide la cliente nella gioielleria non c'entra niente con il fenomeno che stiamo Bene, studiando, no? bene. No. L'importante è trovare una definizione perché finora non si è trovata una definizione vera. Lei mi dice questa cosa che si legge ovunque di una donna uccisa ogni 3 giorni. Io le chiedo, è una richiesta retorica, di citarmi la donna uccisa 3 giorni fa, 6 giorni fa, 9 giorni fa e così a risalire fino al 1º gennaio di quest'anno o Io dell'anno scorso. Le rispondo assicuro. al dottor Stasi. Allora, quando parliamo di vittime delle donne, sia vittime delle donne come femminicidi, sia vittime delle donne come violenza in sé, allora dobbiamo vedere che nelle vittime delle donne, allora siamo arrivati, dipende dalla cronaca, quelle che fa risaltare, ok? Solo i fattori di cronaca, perché se io le parlo di una sottorealtà, quello che lei vede sui giornali, quanto noi vediamo sui vostri, le posso garantire che è niente quello dei giornali. La Cioè realtà lei quando è. viene uccisa una donna non finisce sul giornale, dice? Finisco sui giornali perché molte sono state istigazioni al suicidio, molte sono situazioni in cui ci sono state delle altre forme, ma c'è sempre stata una forma che rientra nella 69-19, un reato che rientra nel femminicidio, reati che altre fattispecie di reato che compiuti comunque da un uomo verso una donna. Per cui quando si parla di femminicidio, sono quelli che le conosce sulla cronaca, ma noi che li vediamo tutti i giorni, e le posso garantire che noi non abbiamo, ci cioè siamo arrivati a quasi 1.000 casi. Le posso garantire che non ci sono i fattori solo io ho ucciso la donna e finisco sul giornale. Attenzione, visto che lei parla di specificità, io le dico femminicidio vuol dire classificare tutte quelle fattispecie di reati che contemplano e che portano una donna a perdere la vita. Attenzione. Questo, sì, questa è diciamo, la teorizzazione fatta di recente anche da Michela Murgia,
che è talmente ampia da comprendere praticamente tutto. La Murgia è arrivata addirittura a dire che le donne che fanno le casalinghe è una forma. Questa cosa noi la diciamo No, anche. vabbè, glielo dico per informazione, e diventa talmente ampia, addirittura la Murgia ha detto che pure chi fa la casalinga è una specie di femminicidio. Si arriva al parossismo. In realtà, se dobbiamo, come dire, descrivere dei fenomeni, criminali, sociali, eccetera, abbiamo bisogno di una definizione che sia chiara, definita, e se allora andiamo a restringere il campo sugli uomini che hanno ucciso le donne in un ambito affettivo, quindi immagino mariti, ex mariti, compagni, ex compagni, eccetera, eccetera, ebbene, facendo i conteggi su questo criterio, siamo a una quota asseverata, attenzione, dalla Polizia di Stato, non da noi, intorno tra i 30 e i 40 all'anno, che non mi sembra, sono cose gravissime, uno solo è gravissimo, è esecrabile, uno solo. E comunque siamo a 30-40 all'anno, tant'è che l'Europa ci mette in fondo alla classifica dei paesi europei come numero di donne uccise. D'accordo? Quindi non siamo messi così male, ripeto e sottolineo per l'ultima volta, anche una sola è gravissimo. È una cosa che non deve accadere. Però un fenomeno che ammonta a 30-40 persone che purtroppo per colpa di dei pazzi criminali perdono la vita, montare il caso e l'emergenza che si vede tutti i giorni sui giornali e sulla comunicazione pubblica, ha una funzione ben precisa, esattamente come misurare non le vittime e il loro genere, non gli autori e il loro genere, ma chi uccide chi. Cercare e focalizzare l'attenzione su chi uccide chi serve solo per poter affermare che esiste una persecuzione organizzata, cosa che non sta in piedi. Perché se davvero gli uomini stessero perseguitando le donne, ci sarebbero tanti uomini che, come nel Terzo Reich o durante la conquista dell'West, appena vedono una donna, pom, gli sparano e la uccidono. Così Non non è. facendo paragoni ai tempi, però lascerei la Così. parola all'avvocato Piccirillo adesso un attimo per rispondere, se no finiamo per battibecco solo io e lei, questo Secondo è me contraddittorio. questo E paragone. poi lascio l'avvocato, eh? Dicevo, Avvocato questo Sacco. paragone del dottor Stasi, non voglio dire che non sta in piedi, ma non è così. Ciò che si è appena detto e si è appena narrato è la cristallizzazione di un dato oggettivo, del numero matematico di questi reati, di compagni, mariti che uccidono le proprie mogli o le fidanzate, quindi non c'entra nulla con il Terzo Reich oppure con gli europei che invasero l'America, ma neanche sta in piedi quello che lei diceva per quanto riguarda la circoncisione, perché non è così. In Italia è assolutamente vietato, si opera e si pratica la circoncisione soltanto laddove la persona, il bambino abbia delle malformazioni oppure dei difetti tali da poter rendere ragionevole la circoncisione, ma non è Io così. non ho parlato di, chiedo scusa, non ho parlato di circoncisione, ho detto che 3 bambini sono morti a causa della circoncisione, ho parlato di mutilazione dei genitali maschili di qualsivoglia Ma tipo. allora mi spieghi questi 3 casi, perché me li racconti questi 3 casi, perché in Italia non Però esiste posso che ci sia. intervenire un attimo perché c'è un punto che dovete precisare, perdonatemi. Se Sì. parliamo di mutilazioni, visto che la Bontuori è una lingua riconosciuta alle Nazioni Unite, noi facciamo anche quello, vi dico che le mutilazioni in Italia c'è una percentuale altissima sconosciuta perché sono culture, sono comunque atteggiamenti che vengono visti silenti e si viene a sapere solo quando il bambino o la bambina muoiono, okay? Anche perché le utilizzano e diciamo che lo fanno anche in ambienti che non sono igienicamente protetti, dove Certo. sono disinfettati, eccetera. Per cui la mutilazione a livello in Italia è altissima, però finché gli va bene, nessuno esce in ribalta, però questi bambini probabilmente saranno 3, come io l'avvocato d'amica abbiamo portato avanti dei casi in cui c'è stata infibulazione dove bambine sono state veramente fortemente, come si dice, Danneggiate. minate, ok?
Quello che volevo solo sottolineare è che c'è una legge italiana che specifica che questo tipo di azione lesiva, di qualsivoglia tipo sia tribale, religioso, eccetera, vale solo per i genitali femminili, non per quelli maschili. Volevo solo sottolineare questo. Sì, però le ricordo che le Nazioni Unite, che ha ratificato con l'Italia delle normative che rientrano nella Convenzione internazionale, automaticamente devono seguire a livello internazionale, perché una volta che si presenta in tribunale, che la legge italiana declini o meno solo femminile e maschile, vengono a unirsi e questo sarà gli avvocati, adesso avvocato Sedo, avvocato D'Amico, l'avvocato Piccirillo che non ho ancora parlato a spiegare, ma ci sono anche leggi che comunque contemplano e rientrano in quello dei bambini, il fanciullo, ok? E apriamo un portone che staremo qua che fino a mezzanotte a parlare sui bambini in Italia, perché non c'è tutela per i bambini in Italia, parliamoci chiaro, non sempre e ancora raramente è molto difficile, se soprattutto rientra in altre fattispecie di reato che dove loro Ma aiutano. ribadisco, sto parlando di una legge che vale per tutti, non solo per i bambini. Può capitare anche a un adulto. In Italia non c'è, però in Italia bisogna comunque e viene classificata altre tipologie, ma poi può spiegare bene l'avvocato Piccirillo, l'avvocato Sedo, l'avvocato D'Amico, che rientra comunque in convenzioni che l'Italia ha ratificato e che l'Italia deve seguire per forza e per ragione. Che poi non la voglia seguire sarà premura dell'avvocato presentare i fatti e a quel punto le posso garantire che un giudice davanti a un bambino non guarda uomo o no, guarda le lesioni, guarda le situazioni. Le posso garantire che il bambino da parte dei giudici è tutelato. Poi ci sono dei casi in cui facciamo più fatica, ma è così. E chi vuol parlare? Ah, avvocato Sedo, stavi parlando tu. E poi vorrei replicare se ho la possibilità. Ah, eccolo qua, dottor Claudio, non la sentivamo più. Lei doveva rispondere a qualcuno prima? Sì, volevo rispondere all'avvocato Sedu. Volevo dire, io diciamo, ho una fortuna e una sfortuna. La mia fortuna è che tutto quello che scrivo è pubblico. La mia sfortuna è che nessuno lo legge. Quindi l'avvocato Sedu ha parlato di un'organizzazione, ma c'è un'associazione a registrare in tribunale qualcosa, l'associazione Incia a registrare in tribunale? Non lo so, se c'è, io diciamo. Personalmente non ne sono a conoscenza. Il mio forum ha detto che nel mio forum c'è l'omofobia, l'80% dei commenti di omofobia, transfobia, che si vuole una regressione dei diritti delle donne, che non si accetta l'emancipazione dei diritti della donna. Ma dove sta scritto nel mio forum una cosa del genere? Cioè io ho fatto un manifesto, ho delle sezioni in cui ci sono gli articoli, le teorie, cioè la sezione in cui commentano gli utenti, un regolamento precisissimo, tutto spiegato alla lettera, però mi si viene a dire che al mio forum c'è omofobia, non è che mi si mostra il commento omofobo, però c'è omofobia, che si vuole una regressione dei diritti delle donne, cioè nel manifesto messo nel primo punto che noi crediamo nella tesi dell'uguaglianza tra uomini e donne. A quanto pare però dire che si crede nella tesi dell'uguaglianza tra uomini e donne significa dire che si vuole la regressione dei diritti della gente. Così non si va da nessuna parte perché ci vengono attribuite cose che non ci sono. Poi dice, ah ma io forse ho letto un'altra... Sì. Quindi queste cose le ha inventate l'avvocato Sedu? Ma lei le trova nel mio forum, se lei me le può dimostrare, il mio forum è pubblico, lei mi mostra nel mio forum dove c'è scritto qualcosa di questo tipo. Io sono No, io ho qui... fatto una domanda precisa. Queste cose le ha Nel mio inventate forum non c'è nulla di tutto questo, nel mio forum non c'è niente di tutto questo, io sfido chiunque a dimostrarmi il contrario. l'avvocato. Ma all'interno del suo forum non c'è solo lei, giusto? Ma infatti non l'ho detto io, ho detto che io non le scrivo, non le scrivono neanche gli altri, cioè nel mio forum Ah, non quindi c'è... lei sta dicendo che ha il totale controllo e la gestione di tutti gli altri che fanno parte di... Nel mio forum sì, cioè nel mio forum sì, ho il controllo del mio forum, di quello che si scrive nel forum, non ho il controllo di altri forum o di cose che non E conosco, allora di no, del che mio forum cosa sta sì. parlando? Io mica ho parlato del suo di forum. Ma lei ha detto di un'organizzazione, quale sarebbe questa organizzazione? C'è un'organizzazione registrata in Però, tribunale? Claudio, dottor Claudio, mi perdoni, gli incel, visto che abbiamo tante persone che stanno chiedendo la motivazione, gli incel nascono con e sono conosciuti, ben noti, classificati dall'FBI anche a istituzioni italiane, forze dell'ordine italiane, dove praticamente tutto quello che io ho detto è stato classificato dai loro. Poi che il movimento maschile vostro non rientri, non riconosca o non ne faccia parte. Però nello stesso tempo il dottor Tasi mi dice che ne è parte, allora dovreste, secondo il mio modesto parere, diversificarvi o precisare, perché se Ma non io... parlate di Insel andiamo a prendere quelle che sono le categorie che è storicità ancora oggi, che sono seguite da tutte le forze dell'ordine italiani e non solo maggiormente a livello internazionale per essere istigatori. E sono stati classificati terroristi del web proprio per
la forma di istigazione che hanno verso la donna, verso con gli incesti per pedofilia, eccetera. Per cui sarete voi, e io vi stiamo chiedendo proprio, precisate quale rispetto gli INSEE, cosa sono gli INSEE a livello internazionale equiparato o paragonato, visto che si stanno chiedendo degli INSEE, e differenza tra i movimenti maschili. Ma io allora, ho spiegato, quella degli INSEE è fondamentale. Allora, ci sono degli ambienti di estrema destra, complottisti, eccetera, eccetera, in cui può finire qualcuno che si definisce INSEE. In America c'è un fenomeno diffuso dello stragismo e alcuni di questi che hanno effettuato delle stragi, ma il fenomeno dello stragismo in America esiste da moltissimo tempo, alcuni di questi si sono definiti INSEE, alcuni di questi pochissimi. Poi appunto ci sono questi ambienti, ho detto, di estrema destra in cui può capitare qualcuno che si definisce così. Poi c'è una criminalizzazione che è stata fatta invece, nel senso che vari articoli, blog, che definivano una sorta di galassia, di universo, di mondo, per cui tutto quello che faceva parte di certi ambienti, dove non c'era violenza contro le donne, ma veniva, nonostante, non c'era istigazione all'odio, ma nonostante questo, veniva classificato come incel. Io ho detto che rigetto la categoria interpretativa del terrorismo, perché l'avvocato Sedu parla di organizzazione, ma dov'è l'organizzazione? Cioè, c'è un'associazione resa in tribunale, poi se qualcuno fa delle stragi e si definisce incel, ma da questo, anche perché voglio dirvi una cosa, guardate che quando si diffonde l'idea, si scrive che esista la categoria e l'ideologia dell'incel, si spingono delle persone ad estremizzarsi. Io poi cerco di creare uno spazio dove c'è una parola di ragionevolezza e dove chi vuole, chiunque può venire a interagire, non troverà mai nessuna istigazione all'odio o alla violenza. Ma la continua criminalizzazione con la creazione di etichette, questo, quell'altro, è molto peggio perché è quella che porta alla radicalizzazione. Perché il ragazzino che non c'ha l'identità legge: ah, ma allora io se mi definisco incel, c'ho l'ideologia, se io mi definisco incel, allora c'ho l'idea. E se nel mio forum non trova nessuna ideologia, ma se non la trova nel mio forum, la crea Claudio, non è il lui. suo blog, qui stiamo parlando se la comunicazione è quello che nella storicità, da quando è nato il movimento in Canada, che all'inizio non era assolutamente violento, poi è violento, è stato poi preso e dato identificativo, ha all'interno un'istigazione che fa paura. E in Italia che ci siano degli appartenenti all'INSEE lo sappiamo, semplicemente anche per il fatto, semplicemente, per il fatto che ci sono delle fattispecie di reato che, guarda caso, più persone si sono definite incel, ok? L'ultimo a Genova. Per cui una persona, ad esempio, mi chiede proprio di parlare, che la risposta arrivi proprio dal dottor Claudio, e dice: vorrei fare una domanda al dottor Claudio. Questa discussione sta parlando molto di parità e uguaglianza, ma come si giustifica l'acronimo NP, molto utilizzato nelle discussioni fra gli incel, in riferimento alle donne, definendole come non persone? Allora, nel mio forum questo acronimo non è usato. No, dottor Sì, Claudio, io non sto parlando del suo blog. perfetto, sì, ma lo dico allora, Io sto semplicemente. parlando cosa significano gli incel, perché voi vi definite o Ma comunque. io ho spiegato, allora, io ho spiegato, io mi sono, nel momento in cui ho visto che era in atto una sorta di criminalizzazione di questa cosa, tutti i fiorini di questi articoli, tutti fotocopia l'uno dell'altro, stinze, c'hanno l'ideologia, elevano la dignità delle donne, e siccome io come tante altre persone venivamo etichettati così, ma senza neanche definirci noi stessi incel, perché non c'eravamo così, chiunque scriveva in certi forumi, in certi spazi, doveva essere per forza un terrorista misogino. Io ho detto: va bene, assumo questa etichetta e creo uno spazio dove tutto questo non ci sia. Io rispondo di quello che dico io, non rispondo di quello che possono dire altri. Poi io voglio, c'è comunque anche su questo una speculazione, perché come ha fatto notare il dottor Stasi, qualsiasi cosa, diciamo, viene detta, cioè un uomo può essere definito cesso, caso umano. Poi l'avvocato Serio ha detto complesso di inferiorità, per cui se tu c'hai un'idea diversa su una certa cosa, che non c'è niente di male, però quindi sugli uomini si può dire cessi, casi umano, qualsiasi cosa si può dire. Poi se uno utilizza un mezzo acronimo in una discussione magari goliardica: ah, ma tu allora stai levando l'umanità alle donne, cioè completamente decontestualizzando quell'espressione che, ripeto, io nel mio forum ho messo nel regolamento di evitare gli anglicismi e di evitare tutto quello che può dare all'esterno una riduzione, una visione macchiettistica, insomma, di quello che può essere un movimento di pensiero, perché comunque è un forum, non è un'associazione registrata in un tribunale.
Io, diciamo, più che io ripeto queste cose ormai da 2 anni, non so cosa. Io vorrei che le persone venissero nel mio forum, interagissero con me e dicessero: guarda, tu stai scrivendo questa cosa e io non sono d'accordo. Ma No, diventa difficile quando. dottor Claudio, noi stiamo Sì. parlando perché il movimento incel sono categoria. Poi ripeto, io ho iniziato a studiarli 10 anni fa, a tempi ancora quando ero in America, per cui so benissimo il come sono e come ragionano, perché ho avuto modo anche di potermi confrontare con qualcuno dei loro, ma le posso garantire che quella è ormai loro l'hanno definito un movimento che in rete gira, che è molto portato sull'estrema destra, che comunque attraverso questo acronimo usato, strausato male, comunque viene usato anche per definizione di per commettere determinati reati, ma io, visto che ormai sono le 10:30, io vorrei rispondere all'ultima domanda e poi dire che risponderemo pian piano successivamente alla prossima alle domande che avete fatto, che ce ne sono veramente tante. E poi lasciare la parola a finire all'avvocato Sedo, all'avvocato Piccirillo e all'avvocato Gamilla, l'ultima frase al dottor Stasi. Allora, una persona dice: gender pay gap è idiozia vivente. Se si potesse pagare meno le donne, tutti assumerebbero donne. Le statistiche sono fatte alla trilussa, non contando festivi. Notturni, premi di produzione. Gli uomini mediamente guadagnano di più perché lavorano di più. A questa domanda avrei la risposta, ma la lascio a voi. In risposta, avvocati, chi vuole rispondere, risponda. Ok. Chi parla degli avvocati? Avvocato Piccirillo, l'audio. L'audio. Ok. Guarda, io non le so dire, è una domanda così generica, una selezione così generica. Gli uomini. Si sente? Sì, si sente. Diciamo così, è una selezione che io trovo estremamente generica. Gli uomini guadagnano di più e le donne guadagnano meno. Non lo so questo, se effettivamente, se andiamo a fare le analisi in tutte le realtà, esiste questa cosa che gli uomini guadagnano di più e le donne di meno. Normalmente, a livello di percezione, mi sembra che sia così in vari settori dell'economia e del lavoro. Cioè, questo certo è un problema che comunque lo Stato deve affrontare e si deve fare carico proprio in forza in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, che lo voglio ricordare, l'ha già fatto molto bene Licia D'Amico, che impone la parità dei generi, ma una parità che sia tipo distributivo, cioè che lo Stato intervenga nella misura in cui c'è bisogno dell'intervento dello Stato, voglio dire, non in maniera uguale 10 a uno, 10 a un altro e 10 all'altro. 10 a chi ha un certo bisogno, 5 a chi ha più bisogno e 3 a chi ha meno bisogno. Ma è ancora importante tenere conto dell'articolo 3 del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, dove lo Stato si impegna a rimuovere tutti gli ostacoli che di fatto non rendono effettiva e reale la parità di diritto tra non solo tra i generi, maschio e femmina, senza manco indicare se debba andare a favore del maschio o a favore della femmina, ma anche con riferimento a tutte quelle situazioni discriminatorie fondate sulla razza, sulla religione oppure sul credo politico. E questo per quanto riguarda questa domanda che è arrivata. Però io vorrei fare un passaggio molto veloce su alcuni punti che ha toccato il dottore Stasi. L'amputazione genitale femminile che troverebbe una tutela rispetto a quella che non trova invece il riscontro nell'amputazione genitale maschile. Ma questa non è così. In Italia non si può fare nessuna amputazione genitale, né a maschi né a femmine. Ed è aggravata un reato del genere quando questo possa accadere nell'ambito della famiglia. Non esiste questa cosa, questo dico al di là delle convenzioni internazionali. C'è un reato di lesioni volontarie, tentativo di omicidio e quant'altro che riguarda tutti i generi, a prescindere dal femminicidio o meno. 30-40 vittime di donne, sono poche, sono molte, esistono, non esiste. Il dottore Di Stasi ha già opportunamente precisato che già anche una sola fa rumore, anche una sola è una cosa terribile. C'è la risposta dello Stato, ma quella risposta dello Stato, che il dottore Di Stasi trovava rumorosa e quindi sbilanciata a favore della donna e contro l'uomo,
non va intesa, non va letta come criminalizzazione dell'uomo. Quella risposta è necessaria per fare promozione culturale, per sottolineare che bisogna rispettare l'uomo, sia esso donna o uomo, anche ancora più donna, perché si verificano queste situazioni, queste realtà, in misura molto maggiore rispetto alla donna. Quando noi andiamo a leggere statistica, le vittime maschi o uomini o le vittime femmine, dobbiamo tener conto, l'abbiamo già detto ed è stato già detto, soltanto di quelle situazioni che hanno rilevanza nell'ambito del rapporto di famiglia, di partenariato, di relazione. Perché la gran parte degli omicidi, le vittime sono uomini, ma ci sono gli omicidi di camorra, di mafia, che sono tantissimi. Quindi questi numeri non ci dicono, non sono lo specchio della realtà quando riguarda la parità di genere uomini e donne. Detto questo, io ancora non riesco a comprendere come coniugare, come è possibile coniugare un disagio personale, privato, con poi l'istanza sociale di mettere argine a un percorso femminista che a parere degli incel sarebbe esaurito, anzi si è andato molto oltre quello che era l'istanza di parità. Il movimento femminista non nasce come movimento di parità, nasce per far valere i diritti delle donne soffocate, poi spetta ad altri far sì che questa rivendicazione dei diritti non vada oltre la parità, cioè ognuno porta avanti Diritto al voto, l'interesse. scusate. Nasce anche perché le donne volevano votare, cioè grazie a loro, Voglio grazie dire, ha fatto un percorso storico a tutti. Sì. fondamentale, insomma, è partito quando le donne non potevano votare, ma su questo credo che siano d'accordo anche gli esponenti dell'Incel, che c'era una situazione iniziale che andava, voglio dire, rivista a favore, a tutela delle donne. Avvocato D'Amico. Quello che io resto ancora, perché io ho sentito il dottore Grazi che mi dice, guardate, ma se uno va a fare terrorismo, devia da quella che è la finalità degli incel ed è un fatto suo, ma non è proprio così, perché quando noi andiamo a vedere queste, le chat, gli incel e le comunità i discorsi che si fanno all'interno di questa comunità, cioè noi non vediamo delle persone che soffrono un disagio e parlano tra di loro, confidano alla ricerca di una soluzione di questo disagio rispetto alla donna. Poi tutto confluisce e tutto si risolve nella colpa degli altri e soprattutto delle donne. Quindi c'è una fucina di odio nei confronti della donna. Cioè, ci esistono altre comunità di persone disagiate, fisicamente o mentalmente, i cui forum sono tesi a trovare le soluzioni, molte volte con l'ausilio anche di psicologi, medici e quant'altro, per trovare diciamo così, una terapia, se vogliamo. Ma l'incel, quando parlano tra di loro, è che loro danno la colpa di questo loro disagio, di questa loro difficoltà nel rapporto con l'altro set agli altri. E no, perché tu devi fare un discorso che vada nella tua direzione, devi guardare dentro di te. Perché se poi tu l'obiettivo lo sposti, è chiaro che tutto si riduce alla formazione dell'odio e poi abbiamo le punte estreme che arrivano nel delitto contro le donne. Non è vero che non è un fatto della comunità, è un problema che si deve porre l'Incel. Deve dirigere la discussione verso la soluzione del problema che ciascuno di questi manifesta, del disagio che ciascuno di questi esprime. Questo è il punto sul quale io non potremo mai essere d'accordo. Poi sulla istanza sociale, sul problema di trovare, mettere i paletti, i limiti a un movimento di pensiero sociale del femminismo, ne possiamo anche parlare, però diciamo, intendiamoci su questa cosa, cioè separiamo intanto queste sfere, il privato e l'istanza sociale. Allora, di tutto questo c'è un Maurizio che risponde in maniera molto semplicemente: chi se ne frega di queste robe? C'è un enorme problema di uomini soli che non solo non trovano donne, ma sono completamente emarginati. Le donne non soffrono di questo. Ma ci sono tantissime donne che. Aspetta, avvocato Picirillo, il dottor Claudio o il dottor Stasi, perché allora lui pone un aspetto psicologico, come sottolineato anche quando si parla della storicità del movimento Incel o chiamato tale.
E come voi vi definite? Io ho parlato con uno di voi, e non voi due, un terzo, e si è definito uomini beta. E qui entriamo nel discorso uomini alfa e uomini beta. Allora, se voi rappresentate, o meglio, siete vicini, siete comunque, diciamo che abbracciate una parte di questa ideologia, ma non abbracciate, da quello che ho capito, l'idea terroristica o l'idea psicologica di questi soggetti definitisi da loro stessi beta? Ma Io, allora, aspetta, scusa Claudio, dico solo due cose, poi lascio te che sei il competente in materia. perché qui mi arrivano tante domande. Sì, solo per dire questo, il commentatore che lei ha appena letto, è quello che si è avvicinato di più al momento al cuore della questione Incel. Non ci è andato dentro, eh? Ci si è avvicinato molto. E io chiedo, poi Claudio dirà la sua, di stare molto su questo aspetto. Io direi di portare anche sul profilo che è significato del movimento Sì. in Italia, però Claudio mi dice, tocca a lei perché dopo c'è l'avvocato Sede e l'avvocato D'Amico che vorrebbero chiudere. Sì, allora per quanto riguarda il discorso che hai detto uomini beta, no? Allora le etichette ovviamente servono fin tanto che uno le spiega e cerca di poi se uno insomma si convince che un'etichetta significa una cosa, però voglio dire, allora diciamo nella storia dell'umanità, gli esseri umani si sono sempre distinti tra chi aveva di più e che triava di meno, tra, diciamo, ceti dominanti e ceti dominati. Ora, il punto qual è? Che mentre prima vi era un sistema quasi in caste, no? Per cui chi apparteneva, diciamo, a una classe subordinata, neanche nel suo immaginario avrebbe pensato di avere gli stessi diritti e le stesse pretese del signore, dell'aristocratico. Nei sistemi sociali moderni, invece, l'idea, diciamo, che poi è un inganno, qual è? Che tutti possiamo avere tutto e che se non riusciamo ad avere tutto è solamente colpa nostra. Questo è chiaramente un inganno, ma è funzionale al, diciamo, al meccanismo dello stesso moderno sistema sociale, appunto, no? Che si basa sul discorso dell'illimitatezza dei desideri, illimitatezza dei bisogni. Da questo punto di vista ci sono, diciamo, la classificazione tra uomini alfa e uomini beta, al di là di chi si ritiene alfa e di chi si ritiene beta, di come ritiene di definirsi alfa e di come ritiene di definirsi beta, è semplicemente quello di sottolineare che, diciamo, c'è nelle sfere del dominio, c'è una simmetria, per cui se non, è vero che non possiamo avere tutti le stesse cose, ma sicuramente non è neanche vero che abbiamo tutti le possibilità di avere le stesse cose, ma ad alcuni di noi vengono anche messi i bastoni fra le ruote rispetto al cercare di avere le stesse cose. Non so se Sì, no, sto. allora per cui lei aderirebbe al fatto che chiamati, così c'è scritto in rete, gli uomini alfa e come li hanno definiti anche le persone negli Stati Uniti che ho potuto avere, con cui ho potuto parlare, riuscirebbero a renderli attraenti solo il denaro e il successo? E secondo lei gli uomini beta non hanno successo perché qualcuno gli ha messo il Ma bastone in io, mezzo allora, alle ruote? io diciamo, è chiaro che io non interpreto, come ho precisato più volte, questa etichetta come se ci fosse quasi, non lo so, una sorta di ontologismo immanente all'etichetta stesso che corrisponde ad una sorta di essenzialismo che chiunque può verificare, perché è chiaro che l'etichetta ognuno se la riscrive come vuole. Io ritengo che ci siano diciamo, delle classi dominate e delle classi dominanti e ritengo, lo dirò, diciamo, la cosa importante per me da precisare qual è. Che il femminismo, secondo me, si incista in questa dinamica, perché secondo me da parte, diciamo, delle classi dominanti, delle elites, c'è una sempre maggiore difficoltà nel contenere il malcontento delle classi, diciamo, delle classi subalterne, che negli ultimi anni hanno visto una maggior, sempre maggiore erosione degli stipendi, dei diritti, del lavoro precario. E allora per cercare di distrarre un poco queste masse, si legittima con tutte queste cose qui, inventando queste categorie, acuendo lo scontro uomini contro donne, o creando appunto le varie categorie che sarebbero discriminate, il politicamente corretto. Quindi è tutta una sorta, diciamo, di cerchi che vengono creati, ma che sono funzionali a legittimare, diciamo, il sistema stesso, che in questa maniera non viene messo in discussione alla sua radice. Perché è una sorta di dividi et impera in cui non bisogna cadere. Infatti, il mio obiettivo è quello di sradicare l'etichetta dall'interno. Io mi assumo l'etichetta visto che me gliel'hanno creata, ma poi cerco dall'interno di sradicarla. E questo è quello che cerco di fare.
Per cui lei parla, mi sta parlando in pratica della discriminazione, cioè o meglio del livello sociale, la classe sociale, e soprattutto io la identificherei in un'insicurezza nelle relazioni col mondo esterno, cioè voi, o meglio, non voi, quelli che si classificano le persone che hanno di meno rispetto a quelle che hanno di più, ma io non la vedrei così in una classe sociale Ma 2020. infatti, lo spiego, esatto, Aspetta, perché infatti. dottor Claudio. Sì. Visto che poi abbiamo l'avvocato Sedo, che è un esempio come tanti di persone che sono venute, sono trasferite in Italia e hanno avuto successo, ok? Per cui lascerei a lui la parola per far capire che non è facile, basta volerle le cose e basta lottare per le cose, perché non pensi che tutti, adesso a parte quelli agevolati, per famiglia, per storia, ma insomma c'è gente che si è data da fare per arrivare dov'è e non dobbiamo togliere questa attenzione, però l'avvocato Sedo, secondo me, è la persona più indicata a indicare questa classificazione. A te, Ilari. Non vorrei essere ripetitivo, anzi voglio soltanto aderire a quanto detto dal collega Piccirillo. Io ho visto che bene o male con parole diverse abbiamo espresso lo stesso pensiero. Il punto è che le cose nella vita vanno sudate. La gloria ha sapore soltanto quando c'è stata una fatica e si è volute le cose. Quando parlo della donna che pretende, che legittimamente pretende una parità con l'uomo e di questi movimenti che per me, movimenti, forum, così come si vuole definire, io non ci vedo altro che una sorta di complesso di inferiorità nei confronti di alcune categorie. Punto, basta. Non c'è tanto da girarci intorno. Dire che le donne sono tutelate più degli uomini, quando poi abbiamo letteratura aiosa di come il mondo è stato creato e di come le società si sono evolute concentrandosi esclusivamente sull'uomo. Mi sembra un po' azzardato. Poi, per quanto riguarda la reciprocità di cui parlavo prima, che le donne oggi rivendicano soprattutto nei sentimenti, e negare, soprattutto che, gli uomini, che ci sono queste, incidenze, oppure, ci sono questi tassi di omicidi, di femminicidi, di donne, poi dire per di più che in Italia, cioè leggere proprio le norme come si vuole. L'avvocato Piccirillo ha confermato quello che io dicevo prima, cioè se si va a leggere una norma a dire tutela soltanto le donne è perché vuol dire che è come avere la coda di paglia e vedere il fatto della tutela della donna ovunque, quando non è così, quelle norme stanno lì per parificare i sessi e i generi. Dire che vanno a tutelare esclusivamente la donna per me no, caratterizza esclusivamente una forma di complesso di inferiorità e di assoggettamento psicologico alla donna di alcuni uomini. Punto. Avvocato D'Amico, che non è ancora intervenuta. No, ripeto, io sto apprendendo molte cose interessanti questa sera, quindi sono felice di essere un'ascoltatrice. C'è una frase che mi ha colpito da parte di uno dei nostri relatori poco fa, quando ha detto: non possiamo avere tutte le stesse cose, ma noi non vogliamo avere tutte le stesse cose. Io credo che ogni cittadina e ogni cittadino non voglia avere le stesse cose, voglia avere gli stessi diritti. Ma questa è una battaglia di civiltà giuridica che ciascuno di noi combatte ogni giorno, e non perché uomo o perché donna. Non ci interessa avere le stesse cose, non ci interessa. Ci interessa avere gli stessi diritti, e questo credo che non sia un interesse da leggere in chiave femminile o in chiave maschile. Una società in cui sono garantiti a tutti e a tutte gli stessi diritti è una società migliore, ed è una società migliore per gli uomini e per le donne. La nostra al momento non lo è.
Ed è indubbio, almeno dal mio punto di vista, perché io non pretendo di avere una, diciamo, visione superiore a quella degli altri relatori, porto semplicemente l'esperienza della quotidianità dei tribunali, dove gli episodi di violenza e maltrattamento si vedono e hanno per la verità una connotazione, questo è innegabile, ma in questo momento questa parità di diritti, a mio parere, nel nostro sistema ancora non ha trovato una piena realizzazione. E non l'ha trovata a discapito delle donne. Ripeto, può darsi che la mia sia una visione incompleta e sono disposta a discutere ancora in un'altra sessione, se vogliamo approfondire nuovamente l'argomento di questo tema. Ma io credo che il nodo sia questo. Non ci interessa avere le stesse cose, ci interessa avere gli stessi diritti. Io dico adesso, vabbè, nel giro di ancora pochi minuti chiudiamo perché si è fatto veramente tardi, però io vorrei precisare una cosa, visto che si parla di donne, di uomini, di tribunali o altro, a parte e di Insel. Allora, di quello che ho studiato io da tantissimi anni, l'INSEL non parla solo di donne, mi parla di bambini, pedofilia, incesti, omicidi, eccetera. Per cui se si parla di INSEL, da come è nato, da perché è nato, da chi l'ha spinto a... Allora bisogna rifare un'altra puntata, come si dice, dove si parla di realmente del movimento INSEL dalla nascita e che quello in rete tra le sottoculture, le culture, la dark web e altro sta alimentando, okay? Per cui non voglio offendere nessuno, ma bisogna precisare quale movimento, quale ideologia. Il dottor Claudio ha precisato che nel suo forum, nel suo blog non ci sono, non sono misogini, non sono altro. Rispondo a una domanda: sì, ci sono anche delle donne che fanno parte del movimento INSEE, non so se esistono nel forum precisato, ma bisogna anche poi considerare che gli INSEE in sé, chi appartenenti, io sto parlando degli appartenenti delle persone che seguono l'ideologia degli INSEE. Sono comunque molto soggetti e seguono movimenti anche politici di estrema destra come a livello terrorismo perché portano la loro rabbia e questo è, ripeto, dalla storicità in Italia e lascio alle istituzioni verificare se sì o se no. Ma chiudo poi facendo ringraziamenti, a parte un femminicidio che c'è stato proprio a nome dell'avvocato D'Amico è riuscito ad avere l'ergastolo, però fa tengo a precisare che quando le donne ammazzano l'uomo perché non ce la fanno più o riescono ad avere un minimo di sfogo, ok? O di riuscire a uscire da questa situazione di violenze continue e costanti, psicologiche, fisiche, sessuali o di altro tipo, si beccano 30 anni. Quando l'uomo, visto che facciamo di eguaglianza, quando l'uomo uccide una donna, a parte c'è stato, vero avvocato D'Amico, l'avvocato Piccirillo, quando un uomo uccide una donna, se riusciamo ad avere 16 anni, 20, ma proprio andiamo di lusso, per cui forse a questo punto allora io vi dico come mai è al contrario questa regola? Perché l'uomo vale di più e noi becchiamo di più e la donna vale di meno, allora diamo di meno. Domanda mia. E su questa domanda che vorrei che qualcuno rispondesse poi, chiuderei la serata. No, Io mi astengo, se posso, dottoressa proprio era una provocazione per lei, adesso lei mi però mi deve dare un'intera trasmissione, non in chiusura. È una domanda, cioè, chiudiamo presto, è allora. un'osservazione su cui dissento nel modo più assoluto e ho una montagna di dati da portare, ma non vorrei portare il discorso su quello. Vorrei, se lei mi permette, chiudere con qualche piccola battuta su alcuni argomenti che abbiamo toccati, ma solo proprio flash. E poi dedicare un paio di riflessioni bomba, proprio Sì. In in clusura, sugli Incel. attesa di rivederci più avanti. Se voi ci invitate, noi ci siamo sempre. Allora, cose flash sul gender pay gap, il divario salariale di genere detto in italiano. Io ci crederò che esiste, e lo chiedo agli avvocati per la prossima volta, quando mi si porterà un contratto collettivo nazionale di lavoro, dove c'è scritto che la paga base e tutti gli altri istituti previsti sono diversi tra uomini e donne. Finché non vedo quello, io non ci credo. Poi è molto interessante, e qui andiamo sul discorso. Ah no, il discorso che non mi è piaciuto tanto di coda di paglia da parte dell'avvocato Sedu. Non si tratta di coda di paglia. Io ho citato due disposizioni di legge attualmente in vigore e c'è scritto nella legge, vi invito, la conoscerete già, ma vi invito magari. Se vi è passata di mente ad andare a darci un'occhiata, se volete vi ridò i termini. Una parla di lesioni e mutilazioni di genitali femminili,
non mutilazioni di genitali, punto, ma femminili, quindi è specificato che è solo di una parte, non è una mia invenzione da coda di paglia, lo dice la legge. Agli articoli però che identificano le lesioni e altre tipologie, come ha citato prima, ha precisato l'avvocato Piccirillo. Sì, ma il mio discorso è che c'è una legge che specifica il genere specifico della lesione e c'è un'altra legge che tutela solo le donne vittime di molestie sul lavoro, non gli uomini. E anche su questo, se volete, vi posso mandare la documentazione dell'INPS. A parte il fatto che può rientrare in mobbing, vabbè, altre tipologie di... Ok, E comunque lei... queste erano solo battute, volevo solo fare una chiusura, se posso, sugli incel. Molti chiedono, mi pare, dottoressa, nei commenti, che cosa sono questi incel, che cosa vogliono, che cosa... Allora, mi permetto di prendere il testimone di Claudio per dire gli incel sono persone che vivono, no, non sono fedeli a un'ideologia, non sono un gruppo organizzato, sono persone che vivono uno status, un disagio psicosociale. Qui mi collego a quanto detto dall'avvocato Piccirillo e poi ripreso anche dall'avvocato Sedu. È sicuramente un disagio individuale e personale e si può anche andare a scavare che tipo di disagio è. Fior di psicologi ci stanno studiando, ma è anche un fenomeno sociale perché ognuno di noi non è una monade che vaga indistinta nel nulla, siamo tutti animali sociali inevitabilmente, quindi veniamo influenzati dalla società, il nostro viverci individualmente è influenzato dalla società e noi, anche se microscopicamente, influenziamo con il nostro agire la società, quindi è un fenomeno che è complesso e articolato. Il fenomeno incel, quindi, è una sofferenza, lo status di incel è quello della persona che soffre di un disagio psicosociale per cui ha enormi difficoltà a relazionarsi affettivamente, e nell'affettivamente includo ovviamente anche il sessualmente, faccio un pacchetto unico, con l'altro sesso, per delle ragioni che vanno investigate al di là delle manifestazioni più superficiali che ogni movimento sofferente che raccoglie dei gruppi sofferenti manifesta. E vi faccio subito un esempio. Invitandovi ad andare a capire quali sono le ragioni della sofferenza degli incel. Noi conosciamo, perché se ne parla spessissimo in questo periodo, in particolare, per esempio, le persone transessuali. Le persone transessuali sono esattamente anche loro persone che soffrono, hanno un disagio psicosociale, nel senso che vivono in un corpo che non è loro e si trovano a vivere in una società che li guarda spesso con sospetto, con malanimo, e quindi non è facile per loro. Anche loro vivono uno status simile a quello degli incel. Gli incel straparlano di non persone, usano questo linguaggio incomprensibile che molti lascia interdetti, esattamente come molti restano interdetti al passaggio di un gay pride. Dice, ma questi sono matti, che fanno? Quindi ogni manifestazione che ha alla sua base una sofferenza che va compresa empaticamente e culturalmente può avere delle manifestazioni estreme, anche criminali. Negli incel si sono manifestati alcuni imbecilli criminali che hanno ammazzato delle persone. Solo 2 settimane fa in America è stato arrestato un attivista LGBT che faceva lezioni negli asili per pedofilia. Ogni gruppo ha le sue devianze, ma si tratta di capire quanta volontà c'è da parte nostra di andare nel profondo e quindi andare a capire quali sono le cause di questo disagio, di questa sofferenza che può deviare. E le devianze vanno tutte combattute, dal pedofilo al terrorista o quello che ammazza. Ma andiamo alla radice dei problemi. Andiamo alla radice. E allora io mi chiedo perché abbiamo tutti così tanta attenzione, così tanta empatia ad andare a capire che cos'è il problema psicologico delle persone trans che non si ritrovano nel loro corpo e quindi c'è bisogno di leggi, c'è bisogno di associazioni per difenderle, per comprenderle, per includerle. E invece un movimento, uno status, ed faccio lo stesso vostro errore, uno status di disagio che ha la stessa natura. Mentre i trans si fanno operare per cambiare il proprio corpo, gli incel vorrebbero farsi la plastica facciale per essere più belli. Siamo davanti a dei fenomeni che hanno un sacco di analogie. Eppure per l'uno c'è una grande empatia, una iperprotezione, per l'altro c'è la condanna assoluta. Domanda, sarà mica perché da una parte c'è un gruppo di persone che vuole diventare donna e dall'altra invece un movimento puramente maschile?
vi lascio questa provocazione e ne aggiungo un'altra che farà esplodere. Nessuno considera mai che noi abbiamo in Italia una quantità impressionante di incel di importazione. Allora, se noi guardiamo i dati sugli stupri, Sono aumentati gli stupri di gruppo, sono aumentati le pedofilie, sono, se guardiamo i dati degli stupri, la quantità di persone immigrate che stuprano sul montante, sul totale degli immigrati che sono in Italia, e facciamo lo stesso paragone tra gli italiani, abbiamo, e guardiamo i condannati dell'uno e dell'altro tipo, abbiamo una incidenza, una propensione alla violenza sessuale maggiore nelle persone immigrate. dottor Stasi la devo sfatare io, perché Aspetti, aspetti, mi faccio finire il ragionamento, poi la faccio sfatare. I miei sono calcoli fatti sui dati Istat. Comunque, il no, discorso è che diverso. noi stiamo accogliendo queste persone facendo un'enorme difficoltà a offrire loro opportunità di una vita felice, quella che loro cercano venendo qua. L'avvocato Sedu è un esempio di successo e c'è riuscito perché l'Italia fa ogni sforzo per accoglierli. Se fosse stato in Australia gli avrebbero sparato alle spalle e non sarebbe qua. Quindi dipende dal contesto in cui ci si muove. E questo è un discorso che si collega agli incel. Se gli incel trovassero, Sento che le deve rispondere adesso. se gli incel trovassero un ambiente più assistito, più di maggiore comprensione, probabilmente anche loro avrebbero più stimolo e più forza a migliorare se stessi. Ma in ogni caso, perché questa quota maggioritaria, almeno secondo i dati che ho visto io, di persone immigrate, perché tra le tante cose che non riusciamo a dargli, non riusciamo a garantire loro delle occasioni reali di relazione affettiva. Questi ragazzi, tutti giovani, giovanissimi, forti, potenti, nella massima potenza della loro virilità, vengono qua e sanno che per il loro status di persona spesso povera, disagiata, in difficoltà, non avrà, difficilissimamente avrà l'occasione di poter conquistare la bella ragazza che passa per strada. Ora, mentre gli incel italiani si sfogano, sfogano questa frustrazione nei loro forum, pare, stando ai numeri che ho visto, che molte persone immigrate non abbiano questo sfogo, non vanno nei forum, non partecipano ai forum, non si sfogano nei forum, e c'è questa propensione a prendersi quello che desiderano, forse legittimamente, perché c'è il bisogno di affetto, c'è il bisogno di vicinanza. Oltre ad aver bisogno di un lavoro, di una casa, eccetera, credo che abbiano bisogno anche di quello. Abbiamo tanti incel di importazione di cui non si occupa nessuno sotto questo No, aspetto. le posso garantire che noi sono anni che ormai, noi come proprio come avvoltori sono anni che noi. Posso dire una cosa? Chiedo Se, scusa. no, io volevo sfatare un attimo, però volevo prima soltanto. parla tu, se dopo parlo io. Volevo soltanto replicare al dottor Stasi di queste ultime parole, queste ultime cose che ha detto. È un po', mi ricorda un po' come quando si dice ah, la popolazione carceraria in Italia ha una maggioranza prevalente di persone extracomunitarie e tutte queste cose qua, quando poi non si vanno a vedere i dati reali che mentre il cittadino italiano autoctono ha una casa magari di proprietà oppure i suoi genitori hanno un luogo dove ospitarli e quindi ottengono misure detentive Alternative. al carcere e quindi si va a dire che c'è una popolazione carceraria. Poi questi dati degli stupri degli extracomunitari a parità di cittadini italiani, io vorrei sapere innanzitutto dove li ha presi, perché se li ha presi così come ha letto le norme che le mutilazioni genitali agli uomini è consentito in Italia, devo dire, ahimè, purtroppo che sono oggettivamente e giuridicamente errati. Portale Istat, violenza sulle donne. Poi per quanto riguarda potrei dire la stessa cosa, perché qui in Italia si tende molto a etnicizzare i reati e vi dico che laddove leggete i titoli di giornale, Magrebino ha stuprato una ragazza, è come se tutti i magrebini fossero potenziali stupratori di E donne. quindi se un incel fa una, scrive una cosa, tutti gli incel sono violenti, sono Esatto, aggressivi. esatto. Bravi, bravissimi, Ah, bravo, veramente, dottor bravissimo. Claudio, non è su questa cosa. Noi stiamo dicendo allora che Poi mentre
il movimento INSEL è orizzontale, non è piramidale, intanto diciamo non c'è un comando o un comandante che segue il movimento INSEL e che comunque, visto che è arrivato in Italia attraverso la rete e come dice il dottor Stasi di importazione, allora gli INSEL in sé, se sei veramente membro degli INSEL, segui la loro ideologia e la loro ideologia viene definita terroristi del web. Ora che in Italia, e Ma non chi è sto che deve scrivere del... parlando del suo blog, mi perdoni, io sto parlando di quello che è il movimento in sé, come è nato, con determinate ideologie, riferendosi a... Ma non è un movimento, Ma non è un movimento, ma è la definizione che è di importazione. Gli incel sono sempre esistiti, non si chiamavano incel, così come i persecutori sono sempre esistiti, i rompiscatole delle donne, li abbiamo chiamati stalker dagli anni 90 in poi. Sono le definizioni che vengono da questo postaccio che è gli Stati Uniti, non i movimenti. Queste realtà sono sempre esistite. Beh, facciamo un attimo finire l'avvocato, Sì. perdonami, Ilari. E quindi io qui vedo soltanto una lettura errata delle norme che si vogliono mettere a sostegno di queste tesi, però una cosa mi fa piacere che il dottor Stasi dice che è uno status patologico quasi dove ci sono persone che vivono dei forti disagi e su questo siamo tutti quanti concordi. Io comunque volevo un attimo sfatare, poi deve intervenire l'avvocato, anzi l'avvocato d'amico intervenga prima lei. Prego, avvocato. Ma appunto io volevo non per forma ma per sostanza associarmi a quello che hanno detto i miei due colleghi e a noi abbiamo un codice penale all'interno del quale la distinzione fra la lesione grave commessa ai danni di un ragazzo, di una ragazza, di un uomo, di una donna non registra differenze, è comunque punito come un reato. Quindi questo tema delle mutilazioni genitali femminili e maschili io credo che vada riportato Forse mi sono spiegato nel male, suo ambito, pra è nel suo ambito stabilito proprio. come aggravante, forse mi sono spiegato male, non è come reato, come aggravante. E in ogni caso non possiamo fare passare l'idea che le mutilazioni genitali femminili siano punite, gli autori siano perseguiti e puniti severamente, mentre le condotte omologhe commesse su persone di sesso maschile siano lecite o comunque considerate neutre, perché altrimenti forniamo un'informazione sbagliata e chi ci ascolta rischia di farsi un'idea che non è quella corretta. E, dopodiché, il fatto che un certo status possa esprimere, soprattutto di questi tempi, che sono indubbiamente tempi difficili, non solo per la pandemia, ma perché siamo in un passaggio culturale epocale, ma perché siamo in una situazione economica che è quella che è, e perché siamo figli della nostra storia, del nostro retaggio culturale, che un certo status possa esprimere o manifestare condizioni maggiori o minori di disagio, ci sta, e probabilmente non è neppure una novità assoluta dal punto di vista storico. Probabilmente ci dobbiamo domandare poi questo status in che cosa in concreto si traduce, cioè quali poi sono le azioni concrete che questo status esprime. E quante di queste azioni possono essere definite lecite o illecite, perché poi alla fine probabilmente il discrimine passa da una situazione di questo genere. Io credo che la questione sia estremamente interessante, soprattutto perché involge come dire, questa struttura sociale importante di cui il genere femminile e il genere maschile fanno parte. Io non mi sento di condividere completamente questo paragone che è stato proposto con le persone transgender, perché e non mi pare che ci sia, come dire, una particolare adesione culturale a questo movimento, un movimento che storicamente è venuto fuori, si è delineato, ma ci sono delle condotte criminose o pericolose che possono essere ricondotte al fenomeno dei transgender? A me in questo momento non vengono in mente. È possibile sicuramente che ci sia stato un soggetto negli Stati Uniti che sia stato arrestato per pedofilia. Non avevo registrato la notizia, ma ci credo senza bisogno di verifica. Ma vogliamo probabilmente anche dare un rilievo all'elemento numerico. Stiamo parlando di un caso negli Stati Uniti e di che tipo di fenomeno invece stiamo parlando nel nostro territorio o comunque più vicino a noi? Io ripeto, non mi sento di dare in questo momento né definizioni né diciamo categorie
rigide. Non rispondo perché mi sembra che fino a questo momento il dibattito sia stato di alto livello e me ne compiaccio. Non rispondo a una cosa che considero una provocazione, come l'intervento di uno degli ascoltatori che dice che gli uomini guadagnano di più perché lavorano di più, perché questa la prendo come una boutade, niente di più. È appunto come un elemento che farebbe scadere il livello di un dibattito che questa sera è stato comunque al di là di ciò che ognuno di noi liberamente continuerà a pensare anche dopo, è stato comunque un dibattito Io interessante. a tutti voi che vi ringrazio, dobbiamo chiudere perché mi hanno detto che a parte che sono 2 ore e un quarto che siamo online, e direi ormai sicuramente ci rivedremo perché da quello che mi hanno detto online sta succedendo un delirio, per cui sicuramente cercheremo di dare più approfondimenti, più contraddizioni sempre col dottor Stasi, il dottor Claudio. Se fossero ancora disponibili, perché più parliamo e più conosciamo e più ci confrontiamo e più riusciamo ad avere una situazione un po' più, Serena. ma più che altro delimitare, ok, ci sono varie classificate fazioni, ma non sono come si dice e non dovrebbero essere magari come sono, come dovrebbero apparire, ma comunque, per cui io ringrazio tutti i relatori, sicuramente ci rivedremo tra qualche mese ormai, lascerei passare l'estate, e grazie a tutte le persone che hanno partecipato e speriamo di poter dare risposte. Alla prossima, anche a tante domande poste a essere questa sera. Per cui vi ringrazio tutti e spero di rivedervi presto. Grazie per l'invito, buonasera. Grazie, Grazie a voi tutti, grazie dottor Claudio, arrivederci. grazie a tutti Buonasera, quanti. arrivederci. Arrivederci.